Buonasera a tutto il popolo di Twitch, tutta la gentaglia di Blueprint. Buonasera a tutti quanti voi, puntata 97. Siamo vicinissimi, c'ho gli occhiali stortissimi. Siamo vicinissimi al grande traguardo dei 100. E purtroppo per questo momento sono da solo. Li hanno paccato tutti. Mi hanno paccato praticamente. Eccolo qua, è arrivato adesso. È arrivato il nostro Darione, ubriaco come che. Guardalo, guarda che faccio, guardalo. No, ci sono, sono Arzillo, salve a tutti, buonasera, mi vedete un pochino strano perché oggi è stata una giornata veramente incredibile, movimentatissima, però ci sono. Buonasera Chris, il primo a entrare in chat, buonasera, buonasera a te, attendiamo anche gli altri, perché questa sera ragazzi, oltre al Blueprint... Cree, ti accontentiamo, Cree, che oggi non ci sarà, però la voglio accontentare. Era Cree! Okay. Comunque, stavo dicendo appunto, questa sera, oltre a parlare del Blueprint, abbiamo sotto la gentile concessione della Italian Wrestling Association un match da commentare, che è appunto il rematch di Skull Clash 2 tra Tauman e David Allen. Che dici, Dario? Iniziamo? Ma sì, dai, Massi, siamo carichi. Ma sì, che ci frega. Brindiamo, signor. Tu hai avuto abbastanza oggi. Io ho brindato abbastanza, sì, esatto. Tu hai brindato abbastanza. Dovete sapere che Eagle è stato a Napoli e hanno brindato come a che, ragazzi, non capisce niente. Esattamente. Dunque, Dario. Yes. Partiamo, togliamo la musica sottofondo e vai. Partiamo col il match. David Allen versus Tauman. Per il secondo match chiamo il signor Danilo Iaboni da Veroli come altri. Ed alla Mac e Dario TW for Life, Rondanini, rematch di Skull Clash numero 2, che già nella prima puntata ci fu un caos assurdo con David Allen, Zero the Fool, Tauman, tutto che portò ad un tag team match finale vinto proprio da Tauman e Zero the Fool. Però quel match tra Tauman e David Allen finì con la vittoria di Allen. O era squalifica, adesso non ricordo. Perdonate. Il suo avversario arriva anche lui dalle terre desolate. Stiamo parlando di Tauman! Ed ecco Tauman che fa il suo ingresso, l'uomo dalle terre desolate. Lo vediamo insieme al suo compagno, il Battle Anderson. Spero che Tauman cercherà di portare a casa una vittoria importante contro un avversario come David Allen, che non è affatto uno da sottovalutare. Intanto vi ricordo, se vi trovate nella zona di Frosinone, ragazzi, l'ingresso agli show di Skull Clash sono gratuiti. Esatto, ingresso gratuito, ci si diverte, grande giornata di wrestling, ingresso gratuito per tutti quelli che sono nella zona di Frosinone. Vediamo anche che la IWA si avvale di una scuola di wrestling guidata da Karin Brigante e Flavio Augusto, prima lezione di prova senza impegno. E tra l'altro tendo anche a ricordare che la IWA è in associazione con la Federazione Italiana Ricerca per la lotta contro i tumori. Quindi se potete anche fare una donazione alla Federazione, fatela. Intanto inizia il match. Come dissi anche a Skull Clash 1, David Allen ha un grande vantaggio. Tauman ha i capelli, ce li ha anche lunghi, quindi si può aggrappare dove vuole.
Tauman, dove si aggrappa? Vabbè, in effetti è un vantaggio da non sottovalutare per Allen. Vedremo chi saprà sfruttarlo. E qui David Allen va a terra dopo un single leg drop kick. Sembra che si sposta fuori dal ring. Il nostro arbitro Danilo Iaboni che gli consiglia di rientrare. Guardiamo un altro? Sì, vai, vai. Senti anche come giocano con il pubblico presente. Pubblico molto partecipe. E come fai? Gli atleti italiani sono una cosa meravigliosa, ragazzi. Il movimento italiano in netta crescita, ragazzi. Portate il wrestling italiano, intanto attenzione. Tauman vicino alla vittoria. Stavolta è David Haller che ha trovato il vantaggio, si è aperto uno spiraglio e subito ne ha approfittato. Serie di calci da parte di David Allen su Tauman che è a terra, ma riesce ad uscire dal pin. Stanno sentendo il pubblico tutto dalla parte di Tauman. Esatto. L'uomo dalle terre desolate che in questo momento soffre, e Allen si prende gioco del pubblico. Esattamente come hanno fatto nel loro primo match. David Allen che veniva preso in giro dal pubblico con qualcuno che gli urlava addirittura Mastro Lindo. Bella storia. Devo dire, spero che non mi senta Allen, ma la somiglianza c'è. E ancora David Allen in pieno controllo. Tauman ha un grande cuore, noi lo sappiamo, noi ve l'abbiamo visto agli show dell'IWA, l'uomo dalle terre desolate ha un grande cuore e potrà sicuramente buttare il cuore oltre l'ostacolo per vincere questo match molto insidioso. Anche se sappiamo David Allen è molto subdolo, gioca molto, fa molta pressione con i mind games, è molto, molto scaltro. Grande reazione di Tauman che però dura poco. Attenzione. Attenzione, manca un colpo all'angolo. David Allen, Tauman. Un forearm in salto subito. David Allen trova ancora la porta aperta. Come se dietro la nuca di Tauman ci fosse scritto vieni e colpiscimi. Ma Allen molto scaltro, subito ha colto l'opportunità per il forearm alla nuca. Ed ancora David Allen in controllo del match. Blocca Tauman. Questa armbar, armlock come la vogliono chiamare. Il miglior allievo di Gary Brigante. Sentite Allen come se fosse uno sfottò. Questo sarebbe il miglior atleta di Gary Brigante, il miglior allievo. Attenzione però. Attenzione, grande Tauman. La classica sequenza alla Seth Rollins, ai tempi chiamata Avada Kedavra. Esatto. Però qui ancora David Allen mantiene il controllo, colpisce molto duramente. Pop-up headbutt da parte di Allen e prosegue back con un backbreaker. Esatto. Tauman veramente in grandissime difficoltà, trova un breve spiraglio ma alla fine resta sempre in balia del suo avversario. Qui una Falcon Arrow. È per un conto di due. Grande carattere da parte di Tauman che sappiamo non molla mai. È un match sicuramente molto ostico contro David Allen in grandissima forma, come vedete.
sta veramente dando del filo da torcere a Billy Dallen. Non gli sta lasciando uno spazio aperto. O forse è Tamman che non riesce proprio a trovare un'apertura. Tra l'altro Allen è molto intelligente, che colpisce la zona dell'addome, quindi mozza il respiro a Tamman, e sappiamo quanto sia difficile per un wrestler lottare senza poter respirare come si deve. Infatti guarda, c'ha il fiatone Tamman. Però qui sembra aver trovato la reazione. Colpisce, anche se sembrano colpi un po' deboli, ma comunque efficaci. Allora, spaghetti legs, come si dice. TKO di Tamman. Solo conto di due. È andato molto molto vicino il nostro Tamman. Allen resiste. Ottima gestione. È quella del classica peso. Quella classica desperation maneuver che un atleta tira fuori dal cilindro nel tentativo di vincere l'incontro. Tesoro che prova a chiudere Tamman, prova a chiudere Tamman, ci prova, niente. Evita ancora magistralmente. Tamman va a chiudere così. No, ancora niente da fare. Backbreaker alla Randy Orton da parte di David Allen e forearm alla nuca. Allen è veramente in grande spolvero questa sera. Poi crossface. Una manovra di sottomissione veramente molto letale. Però guarda Tamman. Guarda Tamman come se lo gira. Riesce, bravissimo. Ma bravo anche Allen che mantiene la presa. Assolutamente sì. Una grande ring awareness da parte di Tamman. Capito il punto del ring in cui si trovava, è riuscito ad arrivare alle corde. Veramente ottima prova da parte di entrambi gli atleti. No, non ci credo. Attenzione, si è fatto squalificare. No. Si è fatto squalificare. Non gliene frega niente del match. Arriva a zero. Vai via, sparisci da qui prima che senta acchiappo. E purtroppo Tamman non è riuscito a battere David Allen ancora una volta. Cioè no, l'ha battuto ma per squalifica. Fatto sta che chi ne esce a testa alta è proprio David Allen. Assolutamente sì. Il confronto tra i due sicuramente continuerà. Noi resteremo sicuramente collegati con gli School Clash della Italian Wrestling Association. Ricordo, l'ingresso è gratuito. Se vi trovate nella zona di Frosinone, ma anche al di fuori, ragazzi, venite a trovarci. Soprattutto supportate il wrestling italiano in ogni sua forma. E la Federazione Italiana Lotta ai Tumori, soprattutto. Signore e signori, una breve pausa di 10 minuti e saremo pronti per il secondo episodio. Ringraziamo ancora la Italian Wrestling Association per averci dato l'occasione di commentare questo incontro qui in diretta alla 97esima puntata del Blueprint. Grazie mille ancora, vi ricordo ancora una volta, School Clash, l'ingresso è gratuito, si trova a Frosinone, che zona? Un attimo, ve lo spiego subito. Oh, Dario, tu te la ricordi? Aspetta un attimo, dovrebbe essere... Allora, un attimo che andiamo a verificare, perché è importante dare informazioni esatte. Come lo supportiamo il wrestling italiano, altrimenti? Assolutamente. Allora, andiamo a vedere. Andiamo a vedere un attimo. Ottimo, signori, intanto vi ricordo, approfitto per ricordarvi che la IWA collabora anche con la neonata Pro Wrestling Roma, che terrà il suo primo show il prossimo 28 di maggio a Roma, ovviamente con la Roman Rumble, dove è già stata annunciata la bomba
match valevole per il titolo massimo della European Pro Wrestling, dove il campione Tristan Archer difenderà contro l'orgoglio di Roma, KB Violence, Karim Brigante, match da non perdere, signori. Bonjour, Monsieur Racher. Il promo di Karim per la sfida a Tristan Archer è stato un qualcosa di fenomenale. Tanta roba. Sto cercando, non riesco a trovarlo, Dario, aiutami. School Clash, dove la fanno? Allora. Vediamo. Vado a cercare anche da altre parti. Perdonate un attimo la gaffa, lapsus, eccetera, ma qua dobbiamo essere precisi nel dare le informazioni. Assolutamente, esatto. Perché non vogliamo fare altre gaffe. Ah, ecco qua, la scuola Wrestling Frosinone IWA. Vi diciamo anche di più dove si trova. Contrada i Santori 12 a Veroli, sì. Sì, esatto. Quindi se passate per quelle zone, sapete dove poter passare una bella giornata in compagnia del grande wrestling italiano, targato IWA. Dario, secondo me hai problemi col microfono, perché... Sì? No, perché sono un po' distante. Ah, ok, perfetto. Tanto facciamo entrare anche il nostro Massi. Ciao Massi. Eccomi, buonasera a tutti. Avevo mutato il microfono. Non se l'aspettava che lo mettevo. Avevo avuto, lasciavo perdere a voi, insomma, quello che dovevate commentare. Mi ero messo il muto. Buonasera a tutti. Buonasera. E diamo il benvenuto anche alla chat. Chris, l'abbiamo già salutato. Ciao Vale, Alfonso, Sasi, la Cric, abbiamo salutato anche prima. Alfonso e Sasi già li abbiamo salutati. Il Don Zicon alza la lancia. Non c'è. Casa libera. Ho casa libera. Quindi lui prende e brinda così, ma che gli frega a lui tanto. Ci ha brindato abbastanza stasera. Già ubriaco, bene. Come si conduce un programma serio vicino alle 100 puntate se questo s'ubriaca? Cioè, per una volta che viene Igor a Napoli. Lui si ubriaca, mi sembra. Non giusto. Sono ubriaco, sono dignitosamente brillo. Sì, ti dicono tutti così. Ecco. Per citare un fenomeno della cultura pop. Ah, c'è anche il Venturini questa sera. Buonasera. Buonasera Menzo, grazie mille. Tutta la cobricola. Dunque ragazzi, mi piacerebbe continuare a parlare di wrestling italiano, ma quello lo faremo domani a Wrestling Times. Questa sera parliamo di SmackDown, che tra l'altro è l'ultima puntata prima del draft, il grande ritorno del draft. Io poi questa puntata l'ho chiamata Fine del Caos. Perché Fine del Caos? Ci arriviamo più tardi con il nostro hot topic. Prima di tutto iniziamo con la nostra domanda di rito: se la puntata vi è piaciuta, vi ha fatto schifo, se ci sono state cose da criticare, cose da elogiare, ditemi voi. Ah, per quanto mi riguarda è una puntata che si è lasciata guardare, anche se io da un paio di settimane che ho la sensazione che la WWE stia palesemente, come si dice, allungando il brodo per arrivare al draft, dove credo che vogliano sparare qualche bombetta, almeno spero. Quindi è una puntata che si è lasciata guardare, però insomma niente di esaltante, anche se credo un paio di cose positive ci sono state. Lo dicevo anche perché SmackDown ha bisogno di una bella rinfrescata del roster, perché c'è il cosiddetto deserto, come so dire. Sì, sono sempre i soliti quattro stronzi. Soprattutto esatto. Nella zona tag team c'è veramente penuria di gente. Sì, assolutamente. Sì, Alfonso dice la puntata dove non è successo niente. C'è il vuoto, è vero che c'è il vuoto. Effettivamente sì, ragazzi, sono sempre loro. Poi, a parte altra gente di cui non sanno che farsene, tipo Natalia, Lacey Evans che stavano nel backstage, Bray Wyatt che non si sa che fine ha fatto. Quanta altra gente c'è nello Street SmackDown che non sanno che farli fare? Beh,
Vabbè, diciamo che Massi è stato contento che non ci sia stata Lacey Evans. Ma io continuo, finché non c'è lei sono a posto. Sì, sì, vabbè. Invece, invece sì, abbiamo avuto Ricochet. Vabbè, ma lui c'è sempre. Che poi ve lo raccomando sto match, ragazzi, mamma santa. Eddie dice Wyatt non dovrebbe neanche far parte del draft. No, perché no? No, c'è. Allora dicono tutti. Perché nella grafica dicono perché. Vabbè, raga, cioè, nella grafica non c'è Wyatt, capito? Non ce l'hanno messo. Vabbè, a sto punto mettiamo. No, no, vai. Ci sono delle notizie. Tipo, ho letto in giro. Ci sono delle notizie che si dice che Wyatt non verrà draftato. Non verrà selezionato da nessuno. Perché a quanto pare è ancora fuori per qualche problema non ha meglio precisato e quindi Se ne frega, draftalo, poi quando c'è qualcosa lo metti in onda. Vedremo. Sa di boiata che non è draftabile. No, è draftabile sicuramente, perché poi loro hanno detto che tutti sono elegibili, però probabilmente nessuno lo sceglierà. Quindi sarebbe free agent, diciamo, tra virgolette, capito? Vediamo. Dicono che nessuno sceglierà. Ah, io spero che a SmackDown facciano bella rimpolpata del roster, chiave qualcuno per rinforzare il mid-card. Il mid-card è il deserto del Gobi, cioè c'è soltanto... C'è Gunther che fa strage. C'è Gunther, c'è Madcap Moss e basta. Medvar Moss, come l'altra. Che tra l'altro in questa puntata l'hanno richiamato Riddick Moss. Sì. Ma lo chiamano spesso Riddick. Ormai lo stanno chiamando soprattutto Emma. Emma lo chiama Riddick, non lo chiama mai Madcap. Perché grande, Madcap perché... come nome fa cagare. Testa calda Moss. Che cazzo. Cioè... Cappella. Ciao, piacere, testa calda. Ma vattene. No! Cioè, capisci? Appunto. Fa schifo. Richiamalo Riddick, almeno un nome. Oh, mi chiamo Riddick, piacere. Le cronache di Riddick, infatti. Infatti si vede. Questo vola a Raw sicuramente, ma a main event però. Questo non lo vediamo a Raw in generale, ma lo vediamo a main event. A main event, insieme a Vir. No, Vira lascialo dove è ancora NXT. Che anche lui è scomparso dopo. Dopo quel match con i Creed. È scomparso. Secondo me devono andare all'IKEA a cercarlo. Sì, sì, lui è ancora. E vedi, l'altra volta dice stavo arrivando, poi ha fatto le lunghe fermate, vedi. Infatti. Scusatemi ragazzi, io stavo vedendo un attimo il profilo Twitter di Bray Wyatt. Non ci sono aggiornamenti fino adesso. No. È proprio vuoto anche il Twitter di Bray Wyatt. La cosa curiosa è che tipo ieri o l'altro ieri hanno fatto uscire la theme song di Uncle Audi. Il che significa che per il momento nessuno dei due sarebbe fuori. Mm-hmm. Bisogna vedere che cosa ci hanno in mente con tutti questi cambi che stanno attuando. Anche perché da come è tornato Bray Wyatt non si è capito un Kaiser. Quindi sì. Fatto. Dopo il match brutto contro LA Knight è finita lì. Brutto è un complimento. Il deserto del Gobi, Ro è il deserto del Cody. Oddio, Ro c'ha più gente però, Menzo, attenzione, non è proprio un no, non rispondere, non rispondere. Non li devi perché rispondere. Non gente. Ce la merita la risposta. Ai ai ai. A che altro piace la theme song di Zio Audi da Firenze? Auditore, ok, ho capito. Fine. No, no, l'ho capito adesso. Fine. Complimenti per la finezza. Sì. In questo caso anche l'audio. Aspetta. Fuori, subito. Subito, tutti guardi. Menzo, Alfonso, fuori. Via. Dicevo, in questo caso anche l'audio. Anche l'audio, esatto. Sì. Ma sì, pure tu. Dai, sono stanco, ragazzi. Vi prego. Partiamo con SmackDown. Primo match della serata: LWO vs Judgment Day. Io su questo match avrei tanto da dire, ragazzi. Perché... No, andate voi. Ma buon match, secondo me.
Però si vede che comunque, vabbè, hanno fatto il lavoro da show settimanale, insomma, classico. Mi dispiace solo che ci sia andato di nuovo di mezzo Santos. Poveraccio che è uno. Non vince un match dall'anteguerra, sto povero Cristo. Sbaglio il volume è basso del microfono, ragazzi? Mi sentite? No, prova? No, andiamo, sentiamo bene. Okay, bene. Va benissimo. No, perché ho controllato adesso su Twitch, sembrava un po' basso. Quindi... Oh, noi ti sentiamo bene, a meno che... Adesso si sente perfetto. Massi? No, il match è stato un buon match, purtroppo il finale è un po'... Oddio, cioè, mi ha un po' lasciato l'amaro in bocca come finale. Cioè, non mi sono accorto del tag che ha preso Priest. No, io mi sono accorto del tag, ma non ho capito come mai Santos non... Perché poi, ragazzi, io la puntata l'ho seguita, sì, però insomma a spezzoni, ammetto. Perché oggi ho avuto una giornata veramente assolutamente frenetica e... E diciamo che mi sono perso il momento in cui Santos non si è accorto del tag. Cioè, se n'è accorto praticamente alla fine. Se n'è accorto alla fine. Cioè, quando... Ma porca miseria, era lì! Lo ha visto! Non dite di no, lo ha visto! Appunto dico, e perciò mi sfuggiva allora, perché l'ha visto in teoria. Ma ci arriviamo un attimo, voglio rispondere un attimo alla domanda di Savero che ti chiede perché prima vedevo un evento di wrestling. Perché... Opera Wrestling TV è aperta a qualsiasi realtà di wrestling, soprattutto il wrestling italiano. Quello che hai visto prima era un match estratto da School Clash, seconda puntata della Italian Wrestling Association, l'associazione italiana wrestling. Scusami. A parole tue. Che ci hanno concesso il privilegio di poter commentarlo qui in diretta per voi esclusivamente e non. Andiamo avanti. Dario è scomparso perché non ce la fa più, si vedeva palesemente che non ce la fai stasera. Vabbè. Massi, dicevi? No, ho già detto, il match in sé non è stato male, purtroppo quel finale lì un po' mi ha lasciato la mare in bocca, però ancora queste sconfitte per il Latino World Order. Allora vediamo dove voglio andare a parare, se in caso vogliono continuare ancora con sta faida o meno dopo il draft, se nel senso che saranno nello stesso roster o meno. Al momento quando gli vuoi premere il grilletto con questa stable? E quello è il punto, che non lo sappiamo, perché se tu li hai messi insieme per farli perdere in continuazione, primo toglimi Rey Mysterio, perché adesso Hall of Famer non ha neanche più bisogno di lottare. Seconda cosa, Santos rimandamelo a NXT a questo punto. Dipende, io non credo che porteranno gente dal main roster giù, non penso. A meno che proprio siano dei casi proprio, A meno che siano dei casi di gente proprio eclatante, come tipo Jinder Mahal. Jinder è Gulak che gli puoi lasciare. Dice che facciamo con lui? Ma buttiamolo giù, che chi se ne frega, però... Vabbè, è giusto, perché almeno sta aiutando un po' entrambi. Non dimentichiamo che Triple H ha promesso di stravolgere completamente tutti e tre i roster, quindi... Che ne sappiamo se poi veramente non mi mandano qualcuno a NXT? Difficile. Ripeto, se c'hai gente che non sai cosa fare, la mandi giù. Per esempio, Lacey Evans non avrebbe bisogno di andare giù. Ma giù, perché, giù? Sì, no, proprio fuori dalla porta direttamente. Io nel dubbio mi dissocio. No, fuori dalla porta ho detto, non è che lui... No, è Dario, ho fatto giù. Ah, no, vabbè. Oh. Nel senso, come diceva Massi, fuori dalla porta. Ha detto, io mi aspetto. Diceva Saverio che scendono, secondo lui, Garza e Carrillo. Potrebbe interessare. Garza, rilanciamelo un singolo, mi prego. Ma sai che ti dico? Ma pure insieme. Anzi,
No, 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 lo rilanci in singolo, lo ributti nel Latino World Order. Sai, però, io non la inflazionerei troppo sta stable, perché già sono tanti così. Già su 5 così. E cioè, perdono le continuazioni. Questi fanno la fine da 3-man band, ragazzi. No, speriamo di no. No, 3-man band era tipo jobber a prescindere, povero me. Che stanno a fare loro, scusami? Non stanno jobbando. Vabbè. Cioè, Re Mysterio, da quanto tempo è che non vince un match in singolo negli show settimanali? Da quando? E in effetti non vince da un po', pure lui. Ma quanto è che non vince? Da tanto. Cioè, l'ultima vittoria sua è WrestleMania, poi? Poi? Poi basta, non ha più vinto dopo WrestleMania, Mi sa. A Raw non comunque credo abbia vinto. È di qua lancio la provocazione. Lacey Evans, finante di Rhea per il titolo. Ammazza. La deve spostare in 20 secondi, Rhea, minimo. Ma nemmeno. Cioè, lei si è buona per fare il brodo e basta. Brodo di lei. Chi ho ucciso? A chi ho ammazzato, ragazzi? No, io non voglio ammazzare nessuno. Chi ho ammazzato? No, hai detto delle cose dell'LWO. L'hai paragonato alla Trim and Band. Così l'hai proprio uccisi. Perché che fine stanno a fare, ragazzi? Scusatemi. Trim and Band era comedy. Non è che sono comedy questi. Un altro po' di metterlo comodo pure. Comodi pure questi, Raga, non sono io che li uccisi, stanno uccidendo loro. Mica io. Che ci ho sentito? Che ci ho sentito? Diciamo che corrono il rischio di fare una fine, insomma, non piacevole. Perché sì, è vero, stable figa, idea figa, però devi pure dargli un minimo di credibilità, altrimenti ciao. Però io credo che, non so se dopo magari Alan hai fatto un argomento apposito, però io penso che questi a Backlash debbano stravincere per forza, perché insomma i latini a Porto Rico, a parte Zelina, che io non penso assolutamente che vincerà, e sarà. Ma io avrei fatto un'altra maniera su questo match. Cioè, più che sacrificare Zelina, fai fare il match tag team misto, gli fai vincere lo stesso. Sì, ma tu devi comunque, un po' come hanno fatto con Toronto, devi mandare qualcuno per un match importante. La sponsorizzata ci deve essere. Sì. Vabbè, la butta lo stesso, Cioè, il problema che lui molto probabilmente interverrà nel match, sicuro. Chi? Bad Bunny? Sì. Ah, sì. Per quello che gli ha fatto a Raw? Sì. Sicuramente. Il problema è che poi continueremo con, diciamo, la cosa che in WWE, se sei di una determinata città o paese... Perdi. Quando lotti nella tua città, perdi. Devi perdere alla fine sempre. Che sia compleanno o città natale, perdi. Spiace per Zelina, ovviamente non allora, vincerà. Qua dicono, come direbbe Alan, aspetta, io lo dico sotto un tipo di questione. In questo caso l'unica che ci puoi mandare veramente adesso per come avversario di transizione è proprio Zelina, visto che saranno in Porto Rico. Attenzione che magari ci fanno uno svervone e fanno vincere Serena, occhio. Non credo, però. Però, come dico sempre, Serena a dosabbia. Problema è un altro, poi. Dopo Backlash, che tu 19 giorni dopo circa c'hai... c'hai 11 giorni dopo c'hai... C'hai la rabbia. La rabbia a fine mese. Ci mandi contro Rhea Ripley. La rabbia a fine mese. È il 27, Backlash è il 6. Mica 11 giorni. Ma dici caspita, state dicendo tu. Scusate, 21 giorni, scusatemi. Ha bevuto. 10, ho sbagliato, ho contato male 10 giorni, scusate. Non ho sbagliato giugno con agosto. Esatto, non ho sbagliato giugno con aprile. Perché tu il 6 c'hai Backlash e il 27 c'hai Night of Champions. Sì. Se tu a inizio mese molto probabilmente. Se tu a inizio mese ci mandi Zelina, in 20 giorni che match mi costruisci? Ma soprattutto
come fai a costruirmi un match in 20 giorni? Se dal draft arriva qualcuno di seria, per teoria. A sto punto. Vader, chi però? Chi mandi con Doria? Chi c'è? Bailey un'altra volta? No, a parte Bailey che deve tornare a face, quindi no. No, vabbè, Bailey no. Ma magari... Bailey rimandate la SmackDown che va. Magari resta lei, heel e tornano face le altre due delle damage, eh? Sì, è possibile. Becky li vuoi mandare? A parte Becky ci sa quando... A parte c'ha il match. Becky è mezza sciaccata e c'ha il programma con Trish, quindi... Cosa c'è, Alan? Perché fai questi versi? Perché lui non parla, stiamo parlando solo io e te. Raga, non mi date spazio. Volevo dire qualcosa su questo match, state parlando solo voi. Prego. Avanti, grazie. Prego. Allora, torniamo a questo match. Torniamoci un attimo. Aspetta. Comunque mi devo ricordare perché c'avevo tutto un filo. L'imbriacone me l'ha fatta dimenticare. Allora. No! Questo match, ragazzi, perché non mi ha gradito particolarmente? Perché prima di tutto ho visto un po' di errori di timing. Per esempio, quando Santos ha lanciato Rey, che serviva, che non l'ha neanche spinto, ci ha messo la mano addosso e la... Priest ha trascinato via Balor già mezz'ora prima. Allora io dico, Santos, porca miseria, l'hai visto? Ferma Rey. Che oramai Rey è partito, non si ferma più. Fermalo tu, ferralo per una gamba. Fai qualcosa. No, l'ha lasciato andargli. Oh, porca miseria, l'ha schivato, grazie. L'ha spostato mezz'ora prima. Primo. Seconda, voglio capire questa cosa. Perché i tag team face molto spesso non hanno l'alchimia? Perché? Cioè, Rey e Santos si sono dati due cambi. Mentre Judgment Day, lo sappiamo, c'hanno un'alchimia fantastica, cambi repentini, azioni di coppia, eccetera. L'RWO, no. Non ce l'ha quell'alchimia di coppia, come vorrebbero farci credere. Quella. Terza cosa, come abbiamo già ampiamente detto, la sconfitta ai danni di Santos. Quindi, anche Rey a questo punto, a che serve più? Cosa serve che non vince un match dal 2019, un altro po'? A cosa serve Rey? E questo era quello che volevo dire. No, dicevo, l'unica coppia che hanno nell'LWO è proprio Del Toro e Wild, che loro sono coppia, hanno fatto tantissimi match tag team insieme, quindi alchimia ce l'hanno. Dice Chris, Rey e Santos potenzialmente hanno più possibilità di vincere, ma chi? Ma lo sappiano. Ma lo hanno. Al momento non tanto, perché perdono sempre. Punto. Cioè, un minimo di credibilità gliela devi dare per fargli eventualmente poi vincere i titoli. Ovviamente non è una cosa di domani mattina, però insomma me li devi costruire un attimino. Cioè, un paio di vittorie gliele devi dare a sti poveri cristi, perché altrimenti ciao. Che ci ricorda Menzo, tra l'altro, che nel 2020 fecero SummerSlam, il 23 agosto, una settimana dopo fecero Payback. Ci ricorda solo questo. E di... Va bene, Omas, quello che vuoi. Cioè, l'importante è che a Backlash Omas vs Rollins. Scusa, off topic e poi ritorniamo. Voglio capire sta cosa. Allora, io come opinionista direi magari potrebbe nascere un qualcosa di interessante. Da fan, a che cazzo serve? Non c'ha senso. Ma perché mettono Omas in match senza senso? Perché? Cosa c'entrano queste cosa? Chi? Perché? Quando? Da che è nata sta cosa? Perché mi fanno sto match? Perché io devo pagare per vedere sto match? Perché? Voglio sapere perché! Perché? Voglio capire! Perché? Signori, Alan Mac, un uomo, un perché. Esatto. Perché? Perché, voglio capire? Così poi ci è stato fuori dal niente. Ah sì, comunque, tra l'altro, ci facciamo pure il Seth Rollins contro Moss. Cioè, così. Ah, così. Il botto è senza senso. Triple H nella stanza delle freccette. Rollins deve combattere a Backlash. Chi ci mandiamo? Foam, Omos, perfetto. No, è più un altro, mi sa. Mentre Triple H, ma attacco, mentre Triple H gioca a freccette, qualcuno gioca a carte. Perché il segmento dopo, ragazzi, io ho una mia interpretazione di questo segmento. Come il brindiamo clamoroso. Sì. Allora, se voi avete seguito Yu-Gi-Oh!, conoscete questa frase: credi nel cuore delle carte. Il cazzo sembra più la luna nera, però dettaglio. Pandra, ciao Pandra, ciao.
Ho capito, ma è passata WrestleMania. Cioè, adesso dovrebbe essere fuori dal booking di Triple H. Booking di Vince McMahon. O forse Vince ha programmato per WrestleMania 42? Non lo sappiamo. Vai a abbassare un po' leggermente il microfono, Alan. Troppo alto. Troppo alto, scusami. Volume, sì, un pochino alto. Pardon. No, perché urlavi stavi spaccando i timpani. Troppo. Ma l'idea doveva essere quella, appunto. No, ma l'urlare andava bene. Più che altro già il volume alto, più l'urlo era peggio. No, tutto comunque, però va bene. Comunque, sì, tornando a noi. Cross prende il suo bel mazzo di carte. Ci fa una mischiata. Briscolino? Dai. Che ci metti a briscola? Quadri, coppe, insomma, un po' di tutto. Si fa la sua bella mischiatina. Pesca la prima carta. Oh, guarda, oh. Nakamura. La luna. Questo per pochi, Dario è mutato, parla, non dice niente. Dario, come sono mutato, ragazzi? Io vi giuro che non mi ero mutato io, evidentemente. Sta embriaco. O mi ha mutato qualcuno, o mi ha mutato io qualcuno mutato, da fuori. I poteri forti mi hanno mutato, signori, perché io do fastidio. Io sono un personaggio scomodo. Che dai fastidio, questo è poco ma sicuro. Vabbè, do. Do. Sì, comunque dicevi di Cross con le sue carte da tarocco. Tarot Cross, ricordiamolo. Quello ha pescato la carta, ha fatto: oh, ok, oggi giochiamo una Nakamura. Perché non capisco il senso di questa cosa. Che lui pesca dal mazzo il primo. Ok, non sono io che a Firo non faccio male a nessuno. Sono le carte. Ah, beh, allora. No! Ma che veramente stiamo giocando con io? Ti spedisco nel regno delle ombre. Chi? Cosa? Allora, ragazzi, Karrion Kross da oggi in poi sul blueprint si chiama Yugi. Lo chiamiamo Yugi poi. Yugi Kross. Yugi Kross. Lo chiamiamo Yugi Kross, ragazzi. Schiero Shinsuke Nakamura in posizione di difesa. Il coscio è buttato da... Ragazzi, poi ci arriviamo. Madonna santa, quel match. Vai, eccoci. Mancava però devo dire una cosa su questo promo, sì, di Cross. Secondo me, allora, io sento che qualcosina con Cross stanno cercando di farlo, perché gli stanno dando, da questo promo mi è parso che è successo. Il riscatto di chi, cosa, dove? chi ha riscattato cosa? Chi, cosa, dove, che è successo? Dario balla tipo egiziano ubriaco. Ah, aia. Ok. Allora, signori, per voi, ecco a voi in esclusiva per la 97esima puntata del Blueprint, l'egiziano ubriaco, detto anche il ballo di Roboronda, signori. Siete pronti? Sì! Yeah! Che poi lui sta tutto brillo e si diverte ancora di più, capite? La cosa bella di sta roba. No, dicevo, dopo avervi fatto ridere con sta cosa, dicevo che io in questo promo ci ho visto un barlume di speranza, perché mi è sembrato che stessero cercando di dare un minimo di character in più a Cross, nel senso che lui sarà la motivazione stupida, però almeno il tentativo è stato fatto, perché Cross ha detto, cioè è come se ci avesse dato una motivazione dietro a quello che fa, nel senso che toglie qualcosa dal carattere di qualcuno, di ognuno, no? Dei suoi avversari. Ho tolto la pazienza a Rey Mysterio e ha fatto vedere che menava Dominic con la cinta. Che poi che ci azzecca lui con Re Mysterio, il padre, figlio, eccetera. Questa ancora non l'ho capita. Cioè, si prende i meriti. Meriti che non ha. Sì, Nakamura ha detto: ti toglieremo l'onore. Che vuol dire? Honor no more, cheat. Ma gli honor no more non ci sono più. Appunto. È stata colpa di Karrion Kross. Ti toglieremo l'onore
Tra l'altro ho apprezzato anche il video che hanno fatto su Nakamura. Nakamura. Sì. Perché ragazzi, se ci fosse stato un promo del genere quando Nakamura vinse la Royal Rumble, Nakamura, cioè, bastava un promo del genere per dare un minimo di personaggio in più a Nakamura. Quello purtroppo all'epoca sono partiti con l'idea che la gente già conosceva Nakamura. Questo è stato il problema. Chi cazzo è questo? Dicevano. Esatto. Poi vi ricordate Regal come l'annunciò? Settimana prossima NXT faremo un qualcosa che cambierà le fondamenta per sempre. E mi annuncio il debutto di Nakamura. Io quella parte l'ho vista e io dissi, pubblico invisibile, cioè, ma chi cazzo è questo? Beh, diciamo che NXT era destinato un pochino di più alla fetta di pubblico hardcore, quindi c'erano buone probabilità che il pubblico conoscesse già Nakamura. Ovviamente trasportato nel main roster lo devi presentare, non puoi dare per scontato che la gente lo conosca già. Ma quello è stato il problema di NXT ai tempi, che mandavano la gente come se noi già dovessimo conoscerli e che noi già abbiamo visto NXT. Ma siccome NXT se lo guardano solo le nicchie... Sì, purtroppo non è che avesse questa grande fetta di pubblico, purtroppo. E quindi, insomma, c'era il problema appunto di dover presentare bene Nakamura. Chiesto giapponese, All'epoca Chris, quando Nakamura arrivò, era uno dei migliori wrestler che c'erano al mondo in quel periodo. Quindi era un colpaccio veramente impressionante per la WWE Nakamura, perché poi arrivò poco dopo Wrestle Kingdom 10 e fecero il meccione che avevano fatto il meccione a Wrestle Kingdom 10 lui ed AJ Styles, che poi AJ Styles il giorno dopo fu appunto mandato via dalla New Japan a New Year's Dash perché venne cacciato dal Bullet Club, e poi si presentò alla Rumble AJ Styles stesso quel mese lì, e fu veramente una grande annata, almeno per quanto riguarda i debutti. All'epoca Nakamura era uno dei migliori wrestler in attività. Che meraviglia di match, tra l'altro, assolutamente, andatevela a vedere. AJ Styles, Shinsuke Nakamura. Match che hanno riportato brevemente anche a Money in the Bank quell'anno. Sì. Money in the Bank 2017. Sì. O 16. Sì. No, 17. 17. Sì, però insomma, molto inferiori a quello quello lì in Giappone. È un tipo di prodotto differente, quindi... Cioè l'unico match buono che hanno fatto Styles Nakamura WWE fu la disqualification, se non sbaglio. O la Smash Standing, cos'era? Guarda, non direi tanto il no disqualification, perché poi ci fu il doppio countdown che... In un match senza squalifiche! No, era la Smash Standing, se non sbaglio. No, ero non perché lui andava a giro con lui. No, lui andava a giro con i cartelli del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nakamura, quando turno io. Allora, il rematch di WrestleMania, quando hanno fatto a Backlash o quello che c'era dopo. No, Backlash finì in merda. Eh? Il Backlash mi sembra finì in merda. Finì in merda perché era un no disqualification match. E era Charles Robinson ad arbitrare. Contò entrambi a terra. Non una, due volte. Due. Boh. In un match senza squalifiche. Cosa conti? Aspetta, ricontrollo un attimo. Era Backlash 2018, vero? 17. No, 18. 18. 17 Nakamura andò con Tozzi. 18, 18, 18. 18? 18, 18. Ecco, scusi, un altro che non si fa i cazzi su a 19, 19. Sì, no contest, era no disqualification, no contest. Perché? Boh. Cosa? Perché? Scusami, è un no disqualification, no contest. È come la rinascella di Rollins e The Fiend. Che vuoi fa? Chiudiamo questo segmento con questo commento di Chris che dice:
Karrion Kross passa come quello che cambia gli avversari che affronta, perché quelle non è lui, sono le carte, cioè lui prende le carte dal mazzo, dice ok, oggi giochiamo questa. Dai, allora, il prossimo sei tu. Non puoi perché c'ho il bestione. Scherzo, dai. Basta parlare di Yu-Gi-Oh! Ragazzi, torniamo a parlare di wrestling. Sì. Che tra l'altro io vendo alcune carte, se vi interessa mi ci ritrovate su Card Market. Andiamo avanti. sta nella cassetta dall'altra parte, porca miseria, che è un mazzo che non gioco più, tra l'altro. Peccato. Andiamo avanti, ragazzi. Poi ne parliamo in privato, se vuoi. Allora, noi abbiamo già parlato di Zelina. Avete già ampiamente detto quello che c'era da dire su Zelina, sì. Vega. Fatto sta che io voglio... Aspetta, voglio capire questa cosa. Che è andata... A me fa ridere, perché lei è andata da Pierce. Ciccia, Pierce ha detto... Io aspetta, ma fa parlare! C'è andata vicino, ci ha detto... Io voglio un match contro Rhea. Ok, vediamo. Sono anche portoricana, l'unica atleta portoricana. Sì. Vabbè, parlerò con la dirigenza, parlerò con Rhea e ti farò sapere il prima possibile. Ok, grazie. Prego. Con la pantofola in mano. Cosa? Perché? Beh, le portoricane sono un po' come le mamme del sud che ti prendono con la pantofola da lontano, no? Ho capito, ma se Pierce ti sta dando quello che tu desideri e te l'ha dato, poi che c'è la conferma, c'è stata la conferma sui social, sta pantofola a che serve? Cosa rappresenta? Che è un'arma. Significa? È un'arma. Perché le portoricane sono come le mamme del sud e quindi Zelina userà il potere della ciabattata in faccia per vincere il titolo. La ciabatta! La ciabatta! Ci ha battuto una pole match, buccatelo. Book it Triple H. Zelina Vega versus Rhea Ripley. Ci ha battuto una pole. Che trashata, ragazzi. Che trashata. Ci ha battuto, però, scritto CH a batta. Ah. La ciancla. Altro che il candlestick sulle chamber. La ci ha battuto e Zelina conquisteranno il mondo. Mi sembra giusto. Il potere della ciabattata. Eddie dice: era una minaccia, mi dai il match o ti piace il pantofolo in testa. Però non è andata con aria di minaccia. Vedi perché non capisco. Non è andata a minacciare Pierce. Però c'aveva sta ciabatta in mano. Perché? La ciabatta. Crediamo che la vittima abbia preso una botta. Una ciabatta. Nel fiere del piede è arrivata la ciabatta. Ah, ma comunque ha il suo senso sto match. Almeno c'è una minima costruzione. Mamma mia, Chris, ciabatta, infradito. Una pantofola, cioè, sembra una pantofola in mano. No, aspetta, uso la mia, vedi, c'è la ciabatta, vedete la ciabatta. No, magari, ci sta comunque. Magari vado a vedere che cos'era effettivamente. Saverio, non te lo posso mettere in evidenza, però è fine e bellissima la battuta, guarda. Allora, se posso dire un attimo la mia su sta cosa? Se vuoi, vai. Non so se è finito. Vai. Dicevo che almeno nei match che hanno annunciato, questo ha un po' minimo di senso, visto gli screzi tra il Latino World Order e Judgment Day, poi anche... Ne abbiamo già parlato anche 2 settimane fa di questo, se vi ricordate. Sì, appunto. Ci domandavamo se facessero il match a Backlash o meno, infatti poi l'hanno annunciato. Almeno noi già avevamo capito tu. Noi avevamo già capito tutto, caro Massi, perché qui al blueprint. Aspetta. Io sono il profeta! Che caspita, mettiamo le cose in chiaro, signori. Brindiamo, Massi, brindiamo. Brindiamo, signori. Che poi io volevo fare una domanda. Ma qualcuno di voi l'ha capito da dove caspita l'ha tirata fuori sta ciabatta? Ce l'aveva anche settimana scorsa, ti ricordi, no? Sì, ma da dove l'ha presa? Dalla tasca, tipo? Sì. Aspetta, porta a caccia, c'ho la ciabatta. Tipo, svuota le tasche. Sì, aspetta, mi levo la ciabatta dalla tasca.
Tutti quanti del resto camminiamo con una pantofola in tasca, no? Per ogni evenienza, metti caso che ti si buca una scarpa. Hai ragione. Ti si rompe la scarpa, c'hai la ciabatta, no? Scusami. Vado sul ring e ciabatto, vai scalzo come fa. Come fanno Riddle e Solo Sikoa, che cioè, poi ci arriveremo al match. Beh, a parte lei ama gli anime, Zelina Vega. Lascia stare che nell'ultimo stream che ha fatto ha tipo montato il modellino della Volpe Lobe Code in diretta su Twitch, che era tipo grosso quasi quanto la mia scrivania, manca poco. Per quanto era, cioè, quindi era quanto a lei? Più o meno. Più o meno, sì, dai. Non è assolutamente body shaming questo, ragazzi, no, assolutamente. No. Io adoro le nane, le adoro. Le ragazze piccole io le amo. Detto così. Fermi! Le basse. Quelle al di sotto del 1,60 le sposerei tutte. Allora, da bravo gamer, qual è ha usato il potere di GTA? Armi dal nulla. Vabbè, lascia stare GTA, che anche il senso dei semafori non si è ancora capito qual è. Sono 1.5 grazie Alan, eh? Cosa? È alta 1,50 ti dice. Ah no, grazie a te per dirmelo, che chiamate Zelina Vega subito, ma subito. Lo faremo dopo. Andiamo avanti. Donna nana tutta tana si dice, però vabbè. Andiamo avanti per favore. Andiamo avanti per favore, grazie. No, ci arrestano, insomma. Aspetta, Eddie ha avuto un scioglilingua pure mentre scrive, una cosa bellissima. È bellissima sta cosa. Gli si è incarbugliata la tastiera. Esatto. Non avevo mai visto una cosa del genere, è fantastica. Vabbè. Sei imbriacato pure scrivere. E poi dite, mamma, che l'ubriaco sono io. Sì, l'ubriaco sei tu. Andiamo avanti col match preferito di Dario. Vecchio Nades vs Braun Strowman e Ricochet. Per la millesima volta. No, basta. Dario è sciopero, ottimo. Mi sei incazzato, Darione. Dario? Piccino, torna qua, dai. Piccino, torna qui. Allora, ora voglio lo sfogo di un quarto d'ora di Dario su Ricochet. Per favore, svegliatemi quando Ricochet impara a vendere qualcosa. Grazie. Numero uno. Numero uno. Che si è fumato Strowman, che l'ha preso e l'ha lanciato come un sacco di monnezza. E Ricochet poi è cascato a terra facendo una figura di merda in una maniera. Dove è cascato? Pure al commento non sapevano come caspita venderla. Cioè, che ha fatto Strowman? Perché Strowman è ipereccitato, è iperattivo in questo match. Barrett ha provato a metterci una pezza, una figura di merda incredibile. L'ha preso, l'ha lanciato come un sacco di monnezza. Perché? Ok. Ricochet che piglia una botta della miseria sulla schiena, con Strowman che lo lancia nel vuoto praticamente, facendogli fare un botch pazzesco. Fosse una volta che ha venduto mezza mossa dietro la schiena! Fosse una volta! E poi ha fatto tipo cosa, il boot. Salti, contro salti, capriole! Ah! Devi vendere! Devi vendere! Devi vendere! Sta esplodendo, dai! Per favore, un po' di selling! Si può avere! Si può avere un po' di selling! E io pago le tasse! Esigo il mio selling! Per favore! Non ce la faccio! Non ce la faccio con quest'uomo io, ragazzi! Basta, prego! Il problema, Dario, sai qual è? Io ho scoperto una cosa oggi, io non la sapevo. Ricochet, sai cosa vuol dire in italiano? Rimbalzare, lo so! Rimbalzare, appunto, lo vedi? Lo so. Io non lo sapevo! Io non lo stavo scoperto oggi! Cazzo, S-Point! È una S-Point. Ballina, quell'uomo! Dove è sei? Ce l'ha ancora? Eccolo qua! Non ce la faccio! Non ce la faccio più, ecco. Ricochet non si tocca, aspetta, sono pronto! Sono pronto! Mandami pure i gorilla del tuo... Mandami chi vuoi!
sta impazzito. È impazzito, fermatelo. Danzolia non c'è. Non c'ha psicologia. Per favore, cioè, ha fatto 15.000 salti dopo che si è spezzato la schiena. Io non ce la faccio con questo. Eccolo qua. Chobin, come caspita si chiama? Chobin. Tipo, come caspita è. Vabbè. Sì. Comunque, molto meglio così, guarda. Preferisco sto ricochet qua. Col parrucchino. Ma ti prego, ma per favore. Per favore. Non coprite me, però. No, non ce la fa, ragazzi. No, non ce la fa. Poi dite che io ce l'ho con lui. Io ho detto pure un paio di settimane fa che un match suo mi era piaciuto. Per favore. Appunto. E infatti, da quella volta a tornare a parlare di ricochet, ci vuole un attimo, eh. Ci vuole un attimo. Ma ragazzi, ma non c'ha un minimo di psicologia, non vende niente, ma per favore. È la psicologia, ma farsi benedire. Cioè, se uno prendesse una pistola, per dire, no? E sparasse a Ricochet, con un colpo di pistola in testa, continuerebbe a saltellare come una pallina! Alan... Perché se si ferma, muore! L'ha letto il Pokédex! Cioè, da Yu-Gi-Oh! Pokémon qua, ragazzi, è un attimo anche qui. Ma sì, tanto, Ma sì, brindiamo! Vabbè, ragazzi, io lascio parlare voi perché... No, Ricochet ha lo stesso selling di quando gioco a SmackDown 2 io. Gli fai una mossa, quelli sono già in piedi. Anche ieri sera, chi ha visto live può seguire, tre brainbuster su Kev Shamrock, lui si è rialzato come se niente fosse. Cioè, a sto punto. Tre brainbuster, uno deve essere morto. No, sai che bello. E no, vabbè, aspetta. Vale, mi ha appena mandato un qualcosa, ragazzi, che si deve mandare assolutamente. Non ci azzecca niente con tutto il discorso, ma si deve mettere. Che è successo? Aspetta. Vediamo un po'. Così prendo anche fiato. Riprendi, dai, riprendi. Calma. Ecco qua, dopo Rico Chobin abbiamo Rico Chobin, abbiamo Hello Shanky. Hello Shanky, è vero? E da Les Big Thing. Questo non è un altro, poi un altro ciocco di legno che abbiamo. Lui da quando è un anno che non lo vediamo. Ma meno male, ma grazie al cielo. Cioè, questo che fine ha fatto? Lo manderanno via calci? Lo ributtano giù? Cioè, nel senso, lo fai unire alla stable indiana, almeno sono tutti gli indiani, così. Cosa gli fai fare? Questa la voglio cantare io. Ricoscendi dalle stelle, ore del cielo, e vieni in un evento a schiantarti di mento. Magari lui lo vende pure, a differenza di quello originale. Beh, se stronco la mascella, vorrei vedere se non la vende. Ricochet no, a quanto pare. Shanky è il Bodallas indiano. Ma Bodallas e Brock Lesnar a confronto, per piacere, su. Grande Bodallas. Questa è un'altra finezza. Tu scendi dalle scale, peccato che non ti sei fatto male. Sì. Oh, comunque, raga, Yu-Gi-Oh! Con Cross, Naruto con Sovina, Ricochet con i Pokémon. Troviamo qualcosa per Dragon Ball anche stasera. E chiudiamo in bellezza. Solo Sikoko, i capelli biondi che c'ha, sembra un Super Saiyan. Quello. Comunque, chiudiamo il Super match solo. Super Solo, no. Mamma. Super Solo. Forse era meglio Super Sikoa. Super Solo mi sembra il prodotto di una colla. Cos'è? Super Solo come sembra... Forse un pallone. Il pallone. Esatto. Super Santos, quindi... Ecco, cosa dovete fare? Super Santos, adesso dovete fare un Photoshop di Santos Escobar col Super Santos al posto della faccia. No! Oppure Santos Escobar a forma di Super Santos. Ecco, no, è più facile la prima, forse. Vabbè, andiamo avanti. Volevo concludere sto match, che non c'ho altro da dire, l'avete già fatto tutto voi. Però, Dario, sì, ti volevo dire che anche i Metallica hanno dedicato una canzone a Ricochet. Sì? Cioè? Ah, sì? I Metallica hanno dedicato una canzone a Ricochet. Se tu senti l'ultimo album, 72 Seasons,
L'ultima canzone si chiama Innamorata, con una N. Sempre di più, La seconda strofa recita Ricochets within my head. Ecco. Madonna mia, povero James Hetfield, voglio dire, non c'è in cazzo a che pensare. Pensi a Ricochet, allora, voglio dire. Giuro, aspetta. Se fanno un video package su Ricochet con questa canzone e citano sta roba qui con Ricochet che fai peggio salti, alla ti devono dare le cose, ti devono pagare i diritti per queste cose. Purtroppo hanno già pubblicato il video qualche giorno fa, mi pare ieri hanno proprio pubblicato la videoclip della canzone. Sì. Vabbè, magari fanno video package. Ma io come ho letto il testo, ragazzi, sono morto. Ho detto, no, questa la devo dire sabato, la devo dire. Ricochets within my head, conversation never set. Andiamo avanti. Diciamo che anche Ricochet nella mia testa, però ci sono i peggio insulti dentro. E meno male che non ci sono le voci, sennò era un problema. Crimi chiede se merita come album. Porca miseria se merita. Che poi vi faccio notare una cosa. Vi faccio notare una cosa che io da musicista l'ho captata quasi subito. L'album inizia con la prima canzone che è velocissima. Pian piano abbassa il tempo. Va sempre più lento. Quante canzoni ci sono dentro l'album? 9, non mi ricordo. 12. Dureranno tipo 12 canzoni di media. Appunto, visto che abbassano il tempo, alcune vanno dai 4 minuti fino agli 11 minuti. Infatti Innamorata dura 11 minuti. Amica. No, ma io l'adoro quella canzone. L'adoro. Pensa io se dovessi ascoltarmi la theme song di Ricochet per 11 minuti. Impazzirei. One and only. Basta! Boys and Gamers, buonasera, che si diverte anche lui al Blueprint. Sì, brindiamo. E per questo Ricochet è il one and only. Andiamo avanti. Dove siamo? Mi sono perso. Aspettate, fermi. Ok. Ciao. Sì. Questa cosa qua, questo match. Ah, il team Cazzoridi. Il team Cazzoridi, che tra l'altro stasera in full force è Cazzoridi. Tutte e due hanno riso dall'inizio alla fine, soprattutto Lib. Cioè, Lib, spiegatemi ragazzi che senso ha una che vuole, cioè inizia il match. Sì. Anzi, ancora prima che inizia il match... Una che vuole menare Chelsea Green prima ancora che il match inizia e ride mentre l'arbitro la tiene ferma. Questa ride, cioè questa te vuole menare e ride. Che cazzo ridi? Scusami Dario, io ti posso dare anche questa cosa. Cioè, vi vedi d'accordissimo su tutto. Ma non è non ha senso. Aspetta, ma poi ok, questo ti provoca. Mi spieghi che cazzo c'hai da ridere se uno ti provoca? Cioè, che cazzo, ti potrebbe offendere la mamma, ti può dire di peggio accidenti, questa fa ride. Che cazzo ridi? Menala! Cioè... Che poi dico, cioè la vuoi... Cioè, immaginati, allora, se uno... Per cazzo, esempio, se uno a me mi schizza l'acqua in faccia e questa persona a me mi sta sul... Cazzo. Simpatica, diciamo così. Ma ecco. Che cazzo, Massimo? Vabbè, no, non lo volevo dire. Mi sta sulle scatole, per essere. Ecco. Bolde de Sica, eccoli qua. Bolde de Sica, uguale. Come si dice? Er cazzo. Delicatissimo. Ma perché sei così volgare adesso? Che vuol dire? Delicatissimo. Diciamo, allora, se uno mi schizza con l'acqua in faccia, no? Mi fa il bagno. E questo mi sta qui a me. Se io lo rivedo per strada, io non è che rido, io gli meno. Cioè io gli parto con una capocciata in faccia e lo stendo a te, non è che gli meno che l'arbitro mi deve tracciare.
Questo, l'arbitro la tiene, cioè immaginati, questa che gli vuole menare, l'arbitro tutto, e fermati, e lei, che cazzo ridi? Ma ecco, ma si vede che ne avrà fatto il solletico, che ne sai? Tu dici, poi Raquel, poveraccia, che ride pure lei. Vabbè, ma lei è la sua da quando ha debuttato ride. Due volte l'ho vista incazzata, basta, te ricordi? Cazzo, è incazzata, qualcosa è cambiato. No, contatto a ride. Servito un cazzo che si è messa a ridere pure dopo, quindi. Però devo dire una cosa. Era peggio di Bianca agli inizi, però, Ti ricordi, Anna, Bianca a venerdì dopo la sconfitta? Sì. Aspetta, oppure quando... Sì, vi ricordate? Oppure alla puntata... Quando Bianca perse... La puntata throwback di SmackDown. Ti ricordi? La puntata throwback di SmackDown che c'era Bayley che disse merda di tutta la divisione femminile e anche di Bianca. Sì. Che sfotteva Bianca e Bianca invece di andare lì incazzata come una iena rideva. Ah, sì, la puntata throwback, la famosa puntata di Batista. Se uno mi sfotte, io gli meno. Cioè, con questa treccia che si batte sul sedere. Oh, il peggio è quando perse il titolo contro Becky. Cosa fa? Cioè, dovresti essere incazzata, cioè, dovresti perdere le staffe, che ne so. No, ride. Cazzo ride, hai perso il titolo, incazzati come una bici. Vabbè, uno ride da nervoso, sai come? Ma ride nervoso a tuo par di maniche, ma questa che poi tra l'altro parlando di Liv, ragazzi, vi ricordate Extreme Rules che perse contro Ronda per sottomissione mentre rideva? Che rideva, ma lì, ma io lì pensavo, ok, magari le cambiano gimmick, le fanno fare la psicopatica. No, allora c'aveva ragione Frank. Che disse? Scusate, forse me la sono persa. No, perché Frank anche su Telegram si incazzò come una iena. Cioè, quella ti ha dato tante di quelle sediate, ti ha bloccato nella stai soffocando e tu ridi. E io gli stavo dicendo, ma magari le cambiano gimmick. No, quella rideva veramente. Cazzo ridi. Cioè dovresti svenire. Mai, guarda, non fu mai nome. Ti sta stritolando. Scusami, una che ti stritola, che fai, ridi? Cioè, fai cioè, per dirti. Ecco, guarda, mai nome è come appropriato. È come, non mi ricordo chi, se era Shotzi, se non mi sbaglio, che lottò contro Shayna e perse dopo la Kirifu da Clutch. Cioè, quella è una manovra che ti lascia senza il respiro. Shotzi si rialzò e fece tant'è che Shayna pure l'ha guardata male. Cioè, che cazzo fai? Vabbè, deve vendere un po', insomma. Deve vendere un po', ma tu ti rialzi e poi fai... No, tu stai morendo! Non hai più respiro, stai morendo! Caspita! Guardate come Xavier Woods ha sellato la sleeper di Gunther alla fine. Porca miseria, gli è proprio sfuggito. Voleva farlo al volo, gli è sfuggito all'ultimo, peccato, perché... Sarebbe stata figa prenderlo al volo e poi chiuderlo. Ecco, parliamo appunto dell'Intercontinental Championship match. È difficile trovare un match brutto di Gunther, Io penso che sia praticamente impossibile. È il match che ha salvato l'andazzo della puntata, praticamente. Sì, match alla serata. Ma assolutamente. Che non mi è dispiaciuto. Ma insomma sì, però diciamo, sai che cos'è? Yeah, è che sono inflazionatissimi. Gunther, cioè, sei Gunther, ciao. Solo Riddle, la Bloodline e tutto il resto. Sono tutti bello, per carità, bello. Sì, ma sono tutti guest. Però te la ficcano in gola tutte le settimane. E Cici, vedrai, non c'hanno roster che campione non c'è mai. Il roster è quello che è, sai, so. Però bene o male c'è Cody. Te lo possono un po' gestire. Lo so. Il problema è quello. Saverio dice: quello contro Moss per il titolo di 6 è molto brutto. Quella è anche. C'è un altro fattore da tenere in considerazione, che è il fattore credibilità. Moss è andato contro Gunther con zero credibilità. Ok, ha vinto il Fatal Four, ma vincere un match non ti dà automaticamente la credibilità per affrontare un campione del calibro di Gunther. Mentre abbiamo avuto Woods e altri avversari che comunque erano già campioni, già avevano assaporato il gusto del titolo. Specialmente Woods, che è un pluricampione di coppia, non mi ricordo neanche quanti ne ha vinti.
insieme a New Day, non me lo ricordo proprio. È 7 tipo. Io pensavo 8 addirittura. Tipo 7, una cosa del genere. E sì, Alfonso c'ha ragione. Alfonso c'ha Gunther. Gunther è il miglior campione intercontinentale degli ultimi 10 anni. Ci sta. Molto sì, molto probabile. Non ho una memoria storica così lunga purtroppo, ma è molto probabile che lo sia. Raga, al massimo, massimo... No, perché 10 anni fa era 2013. Chi c'era? The Miz? Chi c'era, appunto? Non te lo ricordi nemmeno chi c'era, vedi? No, forse Cody stesso. Ma Cody non fu 2013, o sì? Sì. Era il periodo... Ma si avvicina, si avvicina, si avvicina. Un altro grande che dice anche Chris è The Miz. C'è una sola differenza. Che comunque Gunther il titolo lo difende. E ce l'ha a un regno lunghissimo. The Miz lo perdeva, lo vincevano, lo perdeva, lo vincevano, lo perdeva, lo vincevano, lo perdeva, lo vincevano. Sì. Cioè, non è così che dai un prestigio. Devi avere un campione che te lo tiene, che te lo sa difendere. Gunther sta facendo esattamente quello. Per questo... ecco, Cody 2012, grazie. Grazie Savero, grazie Chris, grazie a te entrambi. Comunque sì, io sono d'accordo con Alfonso. Gunther è il miglior campione intercontinentale degli ultimi 10 anni. Questo non me l'ha dato io nessuno. No, non per un fatto di nazionalità. No, per dirti, 2013 c'era Curtis Axel come campione. Per dire in che mani siamo passati. Da Curtis Axel a Gunther. Sapete una cosa, ragazzi? Sto leggendo una cosa che ha scritto Alfonso. Dici? Che se Gunther togliesse il titolo a Roman Reigns, nessuno potrebbe dire qualcosa. Ma dove si firma? Ma sai io che credo forse, che forse... chiunque toglierebbe il titolo a Roma, nessuno direbbe niente. A questo punto. Ma già stanno uscendo un sacco di TikTok su Roman Reigns che vince anche contro Godzilla, ragazzi. Cioè, la gente ti giuro, ci sono dei TikTok con la gente che dice: quando Reigns vince contro Godzilla, 1, 2, 3, quello intera disperazione, si dispera e poi alza il dito al cielo. Si stanno stancando. Sì, vabbè. Sì, però, allora, il problema è uno solo. Se tu eventualmente mi vuoi far vincere il titolo a Gunther... Però c'è l'altro. Adesso mi devi cominciare a costruire la persona che batterà Gunther per il titolo intercontinentale. Settimana adesso. Prossima magari lo draftano. C'è qualcuno che potrebbe arrivare. Io ce l'ho il nome. Vai. Sheamus. Ne ha avute troppe. Dario. Magari. Magari. Ci siamo. Dici? PW Insider dava il 90% SmackDown, Madonna, sì, ti prego. Madonna, poi me lo vado a leggere che oggi non ci sono proprio passato sul Pro Wrestling Insider. No, l'avevo detto ieri prima di SmackDown, avevo letto sta roba qui. Allora, però bisogna vedere una cosa, quando lo fanno il match con Dijak, se visto che guarda NXT? Allora, non l'hanno annunciato. Magari lo fanno la settimana dopo Backlash, conta che comunque il draft prosegue anche a Raw, Sì. Appunto. Quindi Rollins la mi serve per i titoli maggiori. Rollins è l'unico che al momento, oltre a Cody, che è candidato per battere Roman, più o meno. Visto che, ricordiamoci sempre, tra virgolette, è l'ultimo che ha battuto Roman, anche se per squalifica, però gli è quello che l'ha messo più in difficoltà, anche a livello mentale. Quante firme servono, dice Alfonso. Sudore, una fede, pure una zampa del mio gatto. Quante firme sì. Cioè, nello stesso roster mi metti pure in alfabeto Morse, io lo scrivo. Se nello stesso roster mi metti Pit Dunn, Gunther e Dragunov, signore, mi fanno un triple threat, io alzo le mani. Cioè, mani sul tavolo, se non altri forse. Fate voi. Fate Bobis. Tanto Savero dice: se Roma perde il titolo dopo maggio 2026, ancora, diventa il più longevo di sempre. Ma non ci rompere i coglioni, per favore, Savero pure tu, Non ci rompere.
No, ragazzi, quest'anno, allora, quest'anno deve perdere Reigns, basta, no, basta, ci ha rotto il cazzo. Io penso che il record di Bruno Sammartino non verrà mai battuto, nel senso, verrà prima o poi battuto sicuramente come numero di giorni complessivi. Roma c'è già. È tra tutti, no, i titoli che ha fatto. Ah, dici tu, fra tutti i titoli, probabile, a questo punto è probabile. Però io dico, arriva più a 1000 sicuro. Non ci sarà, secondo me, nessun campione che avrà un titolo per 7 anni di fila. No, anche perché basta. Cioè, Bruno Sammartino ha tenuto il titolo 7 anni. Va bene che comunque era tutto un altro tipo di wrestling, sì, e quindi si difendeva una volta ogni morte di papa pure lì. Esatto. E quindi perciò 7 anni. Però sono 7 anni, capito? Coi ritmi di oggi. Coi ritmi di oggi. 7 anni di Bruno. 7 anni è impossibile, ragazzi. Cioè, Bruno Sammartino ha fatto 2 regni. Complessivamente 10 anni da campione. Ecco, 7 anni il primo e 3 anni il secondo. 7 anni è impossibile. Coi ritmi di oggi, uno si rompe dopo 3 match. È impossibile. Quindi, tranquilli. Tranquilli. Speriamo Ricochet per 8 anni. Chi l'ha detto? Chi è che ha scritto speriamo Ricochet per 8 anni? Chi è? Chi ha scritto? Dove sta? È un commento. Chi è? Lo Franci bandi, 17595. Franci, dove sei sta? Passibile di denuncia per sto commento così, eh? Ah, eccolo qua! L'ho trovato! Speriamo che... Speriamo no, comunque, c'è un altro commento di Franci... Che si chiede anche lui perché Rollins contro Moss? Perché? Perché? Caspita, perché? Perché? Allora, l'unica cosa è l'area di derby. Sicuramente Rollins è milanista. Lukaku, scusa, mio Moss sembra Lukaku, è interista. Quindi ci sta. Dice, c'è l'area di derby. Facciamo sto match. Perché così? Non si sa. Ma probabilmente a Roce lo diranno il motivo. Però sarà un motivo del cacchio. Secondo me, sarà un motivo molto probabilmente. Sì, sarà una cosa, un'arrampicata sugli specchi in una maniera assurda. Ma perché ho Moss? Cioè, potevi metterlo pure contro il lattaio o no, qua di fronte. O anche un altro rematch con The Miz che andava più che bene. Che era fatto un buonissimo match a Raw. Cioè. Bah. Ragazzi, poi noi ci lamentiamo di Roman Reigns, San Martino in quegli anni, eccetera. Raga. Fabulous Muro l'ha tenuto per 20 anni il titolo. Beh. Allora, diciamo che qua ci sono varie. Sì, varie, sì, lo sappiamo. È una battuta. Perché è una battuta. Perso, rivinto. Ha fatto 20 anni così. E quindi. Chi ti ha fatto sta ambasciata? Ma chi te l'ha mai detta sta eresia? Alan ti fa Napoli, chi ti ha detto sta cosa? Chi ti ha detto questa eresia, questa bestemmia? Chi te l'ha detta? Io non ti fa Napoli. Ragazzi, quest'uomo qua. Quest'uomo qua. No. Ti fa Milan. Ah, in realtà ti fa Svizzera. No, ti fa Milan. Non ti fa Basilea, Lugano, San Gallo, Young Boys. No. Al massimo il Sion posso ti fare. Ecco, beh, forse Sion che... Balotelli. Sì. Che è ancora vivo, non so che fine abbia fatto. Vabbè. Che poi, l'anno dell'addio alla Juventus, doveva venire Del Piero al Sion. Sì, quando in Australia. Esatto, sì. Poi c'è stata l'Australia. Però noi avevamo Gattuso. A Sion giocava Gattuso ai tempi. E beh, quindi... Ringhio! Vabbè, comunque sul titolo intercontinentale, gran match. L'ho detto adesso. Gran match, ho detto vittoria per Gunther. Bisogna vedere chi batterà Gunther. Noi abbiamo già detto qualche nome. Lo spero. E che ci siamo. Sapete qual è il problema, ragazzi? Che Massi, quando ha fatto così, io non capivo di chi stava parlando. Quando poi avete detto Dragunov, allora mi sono ricordato dei grandissimi Blackpool che hanno fatto loro due. Sì, il problema, sapete qual è? Che stiamo parlando di NXT UK.
No, chissà, guarda, okay. Nessuno, punto. No, poi hanno visto anche quell'americano, che match che ha fatto ultimamente. Sì, ma siamo sempre lì. Siamo sempre lì col discorso, Massi. Vabbè, e parliamo di un NXT, un grande tra l'altro, di pubblico, effettivamente. Appunto, parliamo ancora di un NXT che stava ancora con la mentalità tu già devi conoscerlo. Vabbè, NXT UK sì. Ora l'hanno messo in questo nuovo contesto, vediamo adesso. Ma in questo nuovo contesto che non esiste più, tra l'altro, NXT UK. Sì, infatti, che è morto ormai. È inglobato tutto praticamente di quelli che sono rimasti. Allora, mettiamo in chiaro questa cosa, perché Chris, oh, guarda, oh, veramente mi arrabbio. Io ho visto tutte le puntate di NXT UK. Io ti, no, sta zitto, Massi. Io ti rispondo sti grandi cazzi. Per il semplice motivo che se tu hai visto le puntate, non vuol dire che gli altri le hanno viste anche loro. Quindi io le ho viste, sti grandi cazzi. Ok? Nel senso che magari le hai viste tu, l'ho viste io, perché io l'ho viste. Però alla fine, cioè, l'abbiamo visto in pochi, capito? Quello è il io fatto. Guardavo l'altro NXT. Cioè, l'abbiamo visto in pochi, abbiamo visto in pochi, e quindi magari io ti posso dire che Dragunov è un wrestler incredibile, esatto, però io posso parlare con una qualsiasi altra persona che magari ha visto soltanto Raw e SmackDown, che mi dice chi minchia è questo qua. Beh, se ci fai un video package sulla vedere chi è sto qui, magari dice, caspita, forte sto qui, Aspetterà poi al booking team presentarcelo a dovere. Chi è Dragunov? Farci capire chi è, farci capire il trascorso che c'ha con Gunther, perché questi sono sfidati in progress, si sono sfidati NXT UK, sono sfidati tante volte in passato. Nell'ultimo takeover, proprio targato takeover, mi sembra. Forse sì. Sì? Sì, è quello dove Gunther perse il titolo. Quindi 2021. Takeover mi sembra 36. 35, 36, 36. Una cosa del genere. 36, sì. Sì, era da Gunther. Sì, takeover 36, ci confermano. Era il grazie giorno mille. Era il giorno dopo il mio compleanno. Quindi. Grazie Saverio, grazie mille. Sì. Sì. Il problema rispondo è che lo guardano poco. Commento. Rispondo anche a questo commento che dice, sempre Saverio, Dragunov sarà molto più conosciuto in Europa dato che ha solo 29 anni e già una leggenda. Ok, tu adesso me lo definisci già una leggenda. A che livello di leggenda però? Cioè, a Raw l'abbiamo visto? A SmackDown l'abbiamo visto? È per caso Hall of Famer? Ha avuto quei match importanti in WWE, che è la lega più grande al mondo di wrestling? E non mi mettete in mezzo takeover, perché non c'entra nulla. Ecco, mi ha ridato la risposta. Dico Germania o in Europa. Ma noi stiamo parlando di WWE. E la WWE, ragazzi, volenti o nolenti, è la lega più grande al mondo in fatto di wrestling. Le altre non esistono. Se tu te le guardi è per piacere tuo. Ma non possono essere proprio messe a paragone con la WWE, che è un'azienda che esiste dagli anni 60 e continua a perperare e a fatturare da allora. Tu adesso mi dici, ok, questo in Germania è conosciuto, ok, sti cazzi. In WWE in America ci sono i colossi, ci sono le bestie. Lui non è nessuno in confronto. E questa è la verità, purtroppo. Se per esempio adesso ci mandiamo Karim Brigante, l'orgoglio italiano. In Italia Karim, chi segue il wrestling italiano lo conoscono tutti, Karim Brigante, no? Esatto, assolutamente. Cioè, dici il wrestling italiano, tra i primi nomi che ti viene in mente è Karim Brigante, tra i primi. Non dico proprio il primo, ma tra i primi è proprio Karim Brigante. Adesso Karim se ne va in WWE. Secondo te come ne viene trattato? Come leggenda o come un wrestler qualunque? Dipende come lo presenti. Ok, sicuramente... facciamo così, me lo presenti come leggenda italiana, ok? Sì. Karim Brigante, la leggenda italiana. Quanti conoscono Karim Brigante in America? Magari chi si ricorda di quando l'hanno visto in NWA, ma quanti sono? Appunto, pochissimi. Che poi è stato pure un po' di tempo fa, NWA. NWA 70, 73 anni fa.
mi pare. Vedi che il mio ragionamento alla fine fila, Savero, vedi? È una leggenda in Germania, sì, perché alla fine lui è russo, però è praticamente... Però lui si sente più... sì. Si sente tedesco alla fine, sì, perché è di Dresda alla fine, in pratica. E quindi sì, è una leggenda sicuramente del wrestling europeo, sicuramente. Il problema è che, appunto, sarà compito poi del team creativo presentarcelo e farci capire chi è a noi pubblico che magari non lo conosciamo, capito? Il problema è quello, noi come facciamo a conoscere determinati atleti? Queste federazioni dove lottano molto spesso non vengono trasmesse in servizi di streaming classici o neanche per i canali televisivi. Come possiamo aver modo per poter guardare queste altre realtà al di fuori della WWE? La soluzione più ovvia che ci viene, c'è il WWE Network, costa 10 euro al mese. Io adoro la WWE, guardo solo quella. C'hanno tantissimi di quei programmi, mi guardo anche le ICW. Tanto per dire. Se adesso viene... ok, magari Fight è anche usato quanto il WWE Network. Quelle, è un discorso a parte. Però, effettivamente, chi usa Fight per guardare, per esempio, la OTT? Se mai la trasmettono, io non lo so adesso. Non tanti. Comunque non tanti. La OTT c'ha il suo, per esempio, c'ha il suo on demand. C'ha il suo on demand che costa pure poco. Però c'ha comunque l'on demand suo che è una nicchia, voglio dire, insomma. Lo sanno in pochi. Chris insiste che vuole avere ragione per forza. Le federazioni minori sono poche seguite, ma NXT UK, essendo un marchio WWE, è il nostro mirino. Perché ha chiuso NXT UK? Ricordati questo, perché ha chiuso? Perché non se lo fila nessuno NXT UK. No. Non se lo caga nessuno, perciò no, ha chiuso. Diciamo, forse un pochino per quello, ma ha chiuso anche... pandemia. Forse sì, anche perché poi negli studi dove facevano NXT UK ci hanno fatto i commenti della Premier. BT Sport, sì. BT Sport, cioè praticamente li ha sfrattati per metterci il commento della Premier League. Sì, la Over the Top Wrestling, dove Mark Haskins era campione fino a un po' di tempo fa. E non so se sia ancora lui campione perché io non riesco a recuperarla, mannaggia la miseria. È nata a vota. Vabbè, ma level up non se lo cagano in tutto. Chris, ma nessuno. se li guardi tu, cosa che io ti ringrazio di fare perché vuol dire che supporti il prodotto WWE ed è un bene, però se li guardi tu, non è detto che li guardi anche qualcun altro, quindi non possiamo dare per scontato che qualcuno conosca quei wrestler, e quindi dobbiamo per forza rimetterci, rimetterci al team creativo, che deve presentarci queste persone nel migliore dei modi, ci deve far capire tu chi sei e perché sei qui e perché sei forte. Capito? Perché che tu lo conosci, bene per te, ma devi considerare che c'è una sfera enorme di gente che non l'ha mai visto, purtroppo, perché sono degli ignoranti, però... Che poi puoi rispondere a me, puoi rispondere anche in chat, il discorso non cambia, Chris, è sempre quella la storia, sempre quella, come sta dicendo Dario, se tu lo guardi non vuol dire che io lo guardo. Ma a me piace. A te piace. A me non me ne frega niente. Ok, level up poi. Che cosa? Il main event di NXT poi. Sì, praticamente sì. Sì, è una sorta di main event di NXT, sì. Serve per far fare un'ora un po' di show riempitivo. A sto punto mi lasciavi NXT UK. È come se fosse AEW Dark. Esatto. Alla fine. Come lo squash. Non è il messaggio che voglio lanciare, Chris, ma è quello che viene interpretato. Beh, io ho detto level up, ma io manco me lo cago, quindi non sono gli spoiler. E io non guardo neanche NXT, ragazzi, che volete da me. E fai male, secondo me, però vabbè. Dovresti iniziare a guardarlo, perché si sta facendo guardare molto volentieri nelle ultime settimane. Sì, io sempre questo dovrei iniziare a guardare anche Dynamite, Ring of Honor, New Japan... Io mica guardo la roba lì. Quindi... ho capito, ma io già faccio fatica a guardarmi SmackDown, ragazzi, sinceramente. Sono un uomo impegnato, c'ho anche io un mio podcast, che tra l'altro domani torniamo, ma arriviamo dopo con gli appuntamenti settimanali. Finiamo di parlare della nostra puntata di SmackDown, perché poi abbiamo anche l'Hot Topic, parliamo del main event. Qualcosa ce l'abbiamo detta, tipo per esempio il paragone col match di prima.
perché noi comunque diciamo che l'Intercontinental Championship è stato il match della serata. Il match senza squalifiche indubbiamente è stato un bel match, ma è difficile, è difficile. Beh, ci devi mettere proprio la passione e l'impegno per fare un match brutto senza squalifiche, perché in un match senza squalifiche basta che mi porti una sedia, un candlestick e un tavolo, hai fatto il match. Lasciamo stare alcuni esempi tipo Brock Lesnar di Ambrose, lasciamoli stare, ci sono degli esempi, ci sono degli esempi anche un po' negativi, ma hai fatto l'esempio peggiore, perché appunto dice che Lesnar non avesse... Quando dici un no disqualification brutto, quello è l'esempio più lampante. Sì, sì, ma forse perché palesemente Lesnar non aveva sbatte di fare nulla. Perché voleva tipo risparmiarsi per l'UFC, se non sbaglio, no? Mm. Sì, no, perché doveva tornare in UFC per... Sì, ma quell'anno proprio doveva andare contro o Strowman o Wyatt, adesso non mi ricordo. Con Wyatt, che Wyatt tipo l'ha buttato fuori dalla Rumble e poi non si fece niente. Lui sì, disse, Lesnar stesso disse, no, non voglio lottare con Wyatt, ok, ti diamo Ambrose. No, cor cazzo. Ho scritto cor cazzo proprio. Cork, la città irlandese. Esatto, e Hudson. Cork Hudson, capito? Cork Hudson, che è il fratello di Duke Hudson. Esatto. Staccate bene le parole, ragazzi, perché... appunto, beh, Cork Hudson. Cork Hudson. Vedi, è un nome, potrebbe essere un nome. Però non ci sta male. Ci chiede Alfonso, l'attacco post-match, cosa la Bloodline? Oppure, non ho capito, cosa la Bloodline oppure avrà una ripercussione su Riddle in vista su Backlash? Alla fine portano avanti la faida, Alfonso. Non... No, ma ha detto... C'è Six Man Tag a cosa, no? A Backlash, sì. Sì. Quindi, già ro qualcosa, vedi? E forse anche già prossima settimana c'è il match per i titoli, quindi... ma molto probabilmente finirà la squalifica, sono sicuro che finirà la squalifica. Aspetta, Saverio, quest'anno Lesnar non doveva andare contro Wyatt, Lashley doveva andare contro Wyatt. Sì. Sì. Ma anche Lesnar aveva tipo puntato Wyatt, tipo Lesnar o Lashley, chi vince tra i due. Se la vedrà con me. Sì, grazie. Storyline tu me la puoi raccontare come vuoi, ma se il piano originale da fare Wyatt contro Lashley. Sì, infatti. E no, dicevi Dario, insomma, di... No, stavamo rispondendo ad Alfonso che... Diciamo che, vabbè, cosa la Bloodline ormai sì, perché alla fine la Bloodline fa sempre così. Qualche ripercussione su Riddle in vista di Backlash? Io penso di no, perché alla fine devono appunto arrivare a Backlash e devono portare avanti la faida, a meno che poi Riddle non si faccia male, speriamo di no. Io penso che alla fine lotterà lui. Terzo sono six-man tag, quindi ci sta. Sì, anche abbastanza conservativo poi, perché appunto il tag team match non ti impegna. Non ti impegna poi più di tanto a livello fisico. Quindi chissà se continueranno poi magari per la rabbia. Per la rabbia? Sì, esatto. Per la rabbia nostra, che sì. No, per la rabbia molto probabilmente... Per più in Arabia, se Zayn e Owens non vanno... Potrebbero continuare da soli Riddle e Sikoa. Non c'erano, Alfonso, non c'erano. Owens e Zayn non erano presenti in puntata. No, non c'erano, dal commento non ci sono. Saverio dice, ma solo io ho paura che settimana prossima perdono i titoli. Sì! Ma raga... Ce l'hai solo tu la paura, ce l'hai solo tu. Sì! No, tanto non li perdono. Però se tu la finisci in vacca, fidati. Ma qualcuno potrebbe pensare... Qualcuno magari potrebbe pensare che perdono perché... Qualcuno magari potrebbe pensare che perdono perché poi vanno in Arabia. E se non ci vanno... Ma in Arabia vanno a fine mese. Arabia a fine mese prossimo. Fine mese prossimo, insomma. Sì. Non questo fine mese prossimo. Ci manca più di un mese. Ma che caspita perdono i titoli. Mamma mia. La vedo dura. Il motivo, boh.
non l'ho detto perché non c'erano. Magari boh. Magari ma una, no, magari non è uno skit per gli show. Cioè, che ne sai? Raga, ma può essere tutto. 24, perché non c'erano? Perché boh, andiamo avanti, prossima notizia. È un po' come Becky settimana scorsa, cioè fino alla fine di Raw non sapevamo perché non era presente. Poi è uscito fuori la storia dell'infortunio. No, ma è uscita prima di Raw. Sì, ma poco prima. Forse l'ora prima di Raw. Aspetta, si diceva che Becky non c'era, già era annunciato, non ci sarebbe stata. Però il motivo è uscito dopo. Sì, è uscito praticamente dopo. Quello intendo. Sì, la notizia è uscita prima. Sì, lei ha detto, io non ci sarò. Io dice, io non vado a Raw così. Io non ragazzi, a... anche Drew è infortunato. Fortunato? Ma lui da un po' che si porta dietro l'infortunio, Quindi è meglio lasciarlo un po' di sparte, farlo riposare. Tanto quello che doveva fare l'ha fatto. Alan, ma vediamo settimana prossima se torna in vista del draft. Vediamo un po'. Che dite, ragazzi? Chiudiamo la puntata? Andiamo avanti con il prossimo argomento? Alan, Becky è fatto così. E io non vado a Raw con le braccia conserte. E io non vado a Raw. Io no. Trish mi attacca. Io non vado a Raw. Sì, ci sono state. Io leggo del malcontento per le assenze. Sì, ci sono state delle assenze, ragazzi. Però alla fine, come abbiamo detto all'inizio, come ha detto Dario all'inizio di questa puntata, alla fine stanno tirando per le lunghe per il draft. Alla fine questa è una puntata di transizione. Non doveva essere chissà che puntatona in vista di Backlash. No, la puntatona ce l'abbiamo settimana prossima. Per non appesantire il troppo, stasera non facciamo un cazzo e rifacciamo tutto la settimana prossima. Esatto. Il discorso che c'è il draft. Poi la settimana dopo. Ma che fanno anche SmackDown a Porto Rico? Mi pare che facciano anche lo SmackDown, sì. Okay. Mi pare che facciano lo SmackDown prima. Sì. E vi ricordo, ragazzi, venerdì 30 giugno, Blueprint in diretta per la live reaction di SmackDown. Prima assoluta. Commenteremo subito live. Yes. Perché lo faranno a Londra, visto che Money in the Bank sarà a Londra. Sì. Yes. Quindi alle 8, piena estate. Intanto, ragazzi, io vi ricordo 6 maggio, tutti collegati su Open Wrestling TV per First Reaction Shock. L'8. E non è il 6? È l'8. Non è il 6, Alan? È il 6? L'8 lunedì. Scusate, Backlash, quando lo fanno? È il 6 maggio. È l'8 è lunedì, perché? È il 6 maggio, è sabato. Lo fanno di sabato. Sentite, andate a cagare, basta. No! Non sto a cazzo. Basta. No, così non mi aiuti però, Marco. Non mi aiuti così però, C'è me il contento. Bello, il bello, scusami, Dario, che poi lo fanno nell'anniversario di Backlash 2018. Ah, vedi. Sti cazzi, scusami. Sì. Dove c'era... infatti, dove c'era il match no contest che abbiamo detto prima, tra Styles e Nakamura. Quindi... Ah, è vero. Ah, figurati. Tutto torna, è un cerchio tutto la vita. Tutto un senso, niente lasciato al caso. Ecco. Costruita intorno a te. Esatto. Vedi, gira che ti rigira e siamo tornati lì. Settimana prossima, ragazzi, abbiamo l'Undisputed Tag Team Championship, il rematch di WrestleMania tra gli Uso e i campioni Kevin Owens e Sami Zayn. Finirà in caciara molto probabilmente, qualifica sicuro, perché se perdono gli Uso di nuovo questa volta Reigns non gliela fa passare liscia. Roma visto si che hanno, e visto che hanno ancora il match a Backlash, non penso che fanno una vittoria per questo match, quindi squalifica. Finirà in caciara, ragazzi. No contest più che squalifica. Sì, no contest, squalifica, tanto. Ma sì, prendiamo, Che ci frega. Sì. Tanto sarai finirà in cacciara sicuro, perché... Ma poi una cosa, gli divideranno poi i titoli di coppia? Ma magari col draft li splittano. E visto che c'è settimana prossima il draft, li divideranno? Chissà.
E magari, magari... no, Night of Champions magari fanno un torneo. Magari potrebbero assegnare uno dei due set di cinture che non è... Esatto. Che magari draftano... Che ne magari so, Sammy e Kevin da una parte e... E di là lo tengono vuoto. E di là lo tengono vuoto, chissà, non lo so, vediamo. Vediamo. Visto che di... E dice, ma non c'avevamo un cambio di copia, ma se tanto abbiamo gli altri. Quindi ragazzi... La mia questione per questo hot topic di questa settimana è: finirà questo caos? Perché tutto questo caos è nato dall'anno scorso, da day one, dal primo gennaio 2022. Da quando Roman ha avuto il Covid, Lesnar ha vinto il titolo da WWE, hanno fatto l'unificazione, Rumble da dimenticare, Elimination Chamber pure, WrestleMania. La prima notte la salvo. Come quest'anno, praticamente. No, quest'anno la salvo tutte e due, dai. Non mi è proprio dispiaciuta quest'anno. Ma io lo spero che finisca questo caos, anche perché così si dice. L'ha detto? Dovrebbe finire perché dovrebbe iniziare l'era di Triple H, che lo stiamo dicendo da due mesi. No. Rimetti un attimo il commento, scusami, Alan. Quando hanno detto, ma sono persa. Scusami, vado un attimo a controllare su WWE, sui social. Controlla, perché non mi sembra sia stato annunciato qualcosa. Te lo dico subito. Io non l'ho sentito, ma è probabile, cioè può essere anche che l'abbiano detto. Controllo, ragazzi. Ti vabbè, Barrett ha anche detto che Schillaci è uno stilista, quindi. Vabbè. Ah, vero. Che cazzo ne sanno in America chi è Schillaci, su? The Great Italian Stylist, no. Toto Salvatore Schillaci. Sì, per un, è il re di tutti, oh. Ecco, non citiamo quell'altra cosa perché qualcuno si offende. Dice Saverio, quando Ricochet e Strowman hanno vinto, hanno detto una cosa sugli sfidanti ai titoli di coppia. Bru! Quando mai? Fammi leggere un attimo... Boss and Gamers, che intendi settimana prossima? No, è per entrambi. Undisputed. Tutte e due. Tutte e due. Allora, ok, fammi andare un attimo su. Appunto, stavamo parlando di questo, leggendo anche il commento di Menzo, parlavamo appunto di questo draft che potrebbe risolvere tanto caos che si è creato. Qualche anno fa ha creato caos e quest'anno potrebbe risolverlo il draft. Speriamo veramente tanto. Sì, speriamo veramente davvero. Tantissimo. Speriamo davvero, perché rischia di non finire più sta situazione. La Battle Royale che sta dicendo Saverio. Secondo me l'ha detta solo Saverio. Poi adesso Massi ci dirà. Attendiamo appunto il resoconto di Massi e poi passiamo con un piccolo gioco. Saverio per gli amici, Mr. Battle Royale. Ma sì, facciamo queste Battle Royale e brindiamoci su. Come Alex che dice, ci sarà l'interferenza. Ma sì, interveniamo in tutti i match, che ci frega, ragazzi. Alex e Frank che torneranno domani. Immagino Brock Lesnar che interviene nel match per i titoli di coppia. Ma sì, brindiamo, che ci frega. No, dice solo che... Strowman e Coso e Ricochet vanno, cioè hanno gli occhi sui titoli di coppia, quindi sì. Voglio ridere. Io giuro, voglio se piangere. Ricochet diventa campione quest'anno, io brindo. Io brindo col veleno, io. Non mi interessa se c'è la segnalazione di Twitch, io brinderò quella sera. Cioè, se si vede, l'unica cosa che ha annunciato è Bad Bunny a Raw. E questo già lo sapevamo dalla settimana scorsa. Punto. E vabbè, e i titoli di coppia disputati, come hai detto te. Venerdì, questo è venerdì prossimo. Esatto. Ricochet campione tag team undisputed. Nel Fanta Draft... Aspetta, fermi tutti, nel Fanta Draft Wrestling Times. Chi ha preso Ricochet? Aspetta. Chi ha preso Ricochet? Qualcuno l'ha preso. Perché stiamo facendo anche una cosa per Wrestling Times con il draft, ragazzi, che
A noi ci sta piacendo un sacco, piacerà anche a voi sicuramente. Che ha preso Ricochet, porca miseria? Sto controllando. Che cazzo ha preso Ricochet? Ah, Jack! Grande Jack. Jack, io ti stimo, ma non sai cosa fai. E questo te lo fa campione, te lo fa campione. Boicotto, boicotto. No, ce lo dica Jack, glielo dico. Ti faccio vincere a priori se mi, se mi fai battere Gestalt da Ricochet, me lo rendi campione. I nomi praticamente che si vocifra da NXT che potrebbero salire sono solo 4 per ora. Due team, no, un team e tre cose. E tre singoli. Tre cose. Apro l'idromale, ha ragione Menzo, apro l'idromale. O l'idro Mario. Una cosa che apri fa... Ragazzi, facciamo un giochino blueprintesco. Vai. Fantadraft. Oh, ok. Si può partire legge nulla, però. Chi fareste passare a SmackDown e chi mandereste da un'altra parte? È bella domanda. Dici, allora... Allora, io a questo punto... Ti faccio... Allora, io l'avevo scritto, aspetta. Se n'è pure scritto. E non ho detto niente, se n'è pure scritto. Non mi ricordo più chi avevo detto. No, Chris, le pagelle no, per l'amor di Dio, le pagelle no. No, furono un disastro le pagelle. No, che pagelle, per favore, un altro Batista. Quale pagelle dell'Egitto, ragazzi? Ritorna Batista, poi. No, io allora, io manderei Cameron Grimes a SmackDown perché c'è bisogno come c'è To the moon, esatto. Diti wrestler, diciamo il roster, la Madonna, finiamo domani mattina. Infatti. Poi manderei allora, sai cosa ho annunciato settimana prossima? Cosa? Zelina Vega contro Sonya Deville. Vabbè. Così. Che poi tra l'altro a me il team di Sonya e Chelsea non è che mi stia dispiacendo, C'hanno una buona alchimia pure loro. C'hanno una buona alchimia pure loro, anche se Carmella era top. Ma Carmella che fine ha fatto? Ma probabilmente ci avrà qualche problema fisico non meglio precisato, magari non lo vogliono dire, anche perché si diceva che Carmella volesse avere un figlio. Sì. Ma è preoccupante perché lei da poco è tornata, sarebbe tornata per quello stesso problema. Esatto, è preoccupante. Comunque quel match l'hanno annunciato a SmackDown Lowdown, quindi il post show di SmackDown. Il post show di SmackDown, se lo sappiamo. Prego Mario, continua. Mario, che cos'è? Perché Mario, va bene, ok. No, io poi proverei anche un McIntyre a Raw, ce lo manderei. Sì. E poi mi prenderei probabilmente tutto il Judgment Day in blocco. Visto che c'è Ria. C'hai Ria, capito? E poi una cosa, Chad Gable. Me lo rilanci in singolo? Chad Gable per rilanciarlo in singolo a SmackDown, che c'è bisogno come il pane di Midcarder. Te ne dico un'altra, Dario. Per Raw. Vai. Sì. Così, perché proprio ha detto Triple H che vuole stravolgere le cose? Secondo me a Raw ci manda Roman Reigns. E a SmackDown chi c'hai poi? Campione è sempre... sono sempre due titoli. Campione è sempre lui, sì, però c'hai... lui. Ti manca il top name dall'altra parte, però. Devi dividere i titoli, però. Rollins. O ci porti Rollins, o ci porti Cody. Star Power a Raw ce l'hai. Ma Cody molto mente lo tengono a Raw, Ok, mandami Rollins. Tanto Rollins ha fatto tutto. È stato campione degli Stati Uniti. Alan, vuoi mettere in evidenza un attimino il commento di Eddie, per favore? Lo uccidi? No, cos'è?
Eddie. Mario, occhio alle parole. Aia. A level up lo mando io. A jobbare a Tank Ledger tutti i venerdì, cazzo. Scusate. E si è trattenuto, Noi non offendiamo il povero Tank Ledger che ha debuttato. Nemmeno brutta figura, poi. Lo mando come Oba Femi. Contro Oba Femi Martins lo mando. Oba Oba, grandissimo. Oba Oba, che ha lanciato il divano. Veramente, Alan, di NXT, di questa settimana, recuperati il promo di presentazione di sto tizio che si chiama Oba, di nome, Femi, di cognome. Come Oba Oba Martins, se te lo ricordi, il giocatore. Oba Femi Martins, quello dell'Inter che segnava e faceva le capriole. Non segui il calcio, io tifo Milan, ma non seguo, ragazzi. Vabbè, comunque niente, questo l'hanno presentato con un promo che lui prendeva e lanciava cose per far vedere quanto fosse forte, perché poi è uno bello grosso. E a un certo punto, è piovuto una sedia, una TV. Sì, ho visto una certa roba. Cosa? A un certo punto un divano. Ma è giusto, così, ma è giusto. Ha lanciato un divano così. Si vede sto divano tipo... Ti hai lanciato, ti è, butta via. Ma sì, tanto, Ma sì, brindiamo, signori. Oh, Boys and Gamers l'ha detta. Oh, Massa SmackDown, sì! Sì, brindiamo, sì! Oh, Massa SmackDown, sì! No, no, lasciamolo qua. Come no, sì! Per favore, basta. Basta, Omos. Omos, mettetelo a mantenere i tavoli. Che basta, Omos, SmackDown! Oh, oh, quello mi diventa campione, SmackDown, lascia stare. Lascia fare. Campione 24-7, spero. Che non esiste più. Punto. Sì. Appunto, mi spiace, lo tiene lui, non lo batte nessuno. Capito? No, no, allora mandatemi, mandatemi Strowman a Raw. Strowman a Raw. Oddio. Però Ricochet a SmackDown. Dai, non mi rispondo più dopo questa. Allora, chi potremmo... Chi è che ha scritto da NXT? Dice Vale, da NXT chi prendete, ovviamente. Tabbacato! Che è scomparso. Posso? No, scherzo, comunque. Yes, boy! Loro sì. Ma non a SmackDown, però. No, a Raw, a continuare la faida, sì. A fare la faida con i modelli. Ma mamma mia! Dove si firma? Dove si firma? Io ci metto subito la firma. Allora, Strowman e Ricochet a Raw e Omos a SmackDown. Ci staresti? Sì. Ma perché? Ricochet è l'uomo di punta, scusami. Ci starei. Cioè, anche Metallica ci hanno dedicato la canzone. Ricochet's within my head. Dario, se Ricochet va a Raw, sboci. Se Ricochet va a Raw, ragazzi, se sentite i fuochi d'artificio, sono io. Cosa? Tanto ha la suona. Elias e Books a SmackDown. No, è la parte della strofa di Metallica, no? Ma Elias e Books a SmackDown così a cazzo. Elias e Books a SmackDown così a cazzo. Tanto a Raw fanno un cazzo, quindi. Appunto. E vabbè. Farebbero niente manco dall'altra parte. Allora, chi potrei mandare da Raw a SmackDown? Allora, Cream, per favore. Non so se ci sta ancora seguendo. Cream ha mandato. Cream ha mandato questa foto, ragazzi. Chi è? Ricochet. Era posto. Basta. Basta. Ma c'è lo sfondo di Raw, quindi. Appunto, ti ha dato un buon augurio alla fine. Bene, posso dire un attimo. Allora, posso dire un attimo i miei pick, magari in caso. Allora, Seth Rollins il primo. Ah, bella questa. Cosa? No, ti volevo prendere in giro, Massi, vai. Ah, ok. No, Seth Rollins sicuro. È Becky pure. Almeno mandi la coppia tutte e due nello stesso roster. Ti direi. E se scambiassero i titoli minori?
L'hanno detto anche in chat, ah, una cosa del genere, però dici mandare tipo teoria a SmackDown. Che... Sì. Ma è difficile che Fox lasci il titolo intercontinentale. Ma dipende. Dice Eddie, no ragazzi, Ricochet non a Raw, che poi mi tocca commentarlo al Big Red Machine. Eddie, ti tocca, ciccio. La sofferenza fatti tuoi, poi dopo. Prego. Non me la dare solo a me sta sofferenza. Al Big Red Machine. Al Big Red Machine. Oh, dovremmo fare una cosa, che visto che in Italia stanno togliendo termini inglesi, anche Open Wrestling TV diventerà così. Cioè, Blueprint diventerà progetto. Sì, esatto. Signori, benvenuti alla puntata numero 100 di Progetto! Ricordatevi, martedì c'è Grande Macchina Rossa alle 21. Il mercoledì c'è la prossima cosa grande! Che detto così, insomma, Tutto sull'Elite. Ragazzi, il 6 maggio, tutti insieme per prima reazione sorpresa. I tempi di lotta libera, tu. I tempi di lotta libera. I tempi di lotta libera, esatto. Sam ci fa una domanda, che ci chiede se siamo sicuri che questo draft verrà rispettato o faranno come adesso che restano. No, verrà rispettato. Lo rispettano. Molto sicuramente. Sì. Ecco, martedì 15:30, guarda di lato schiaccia. No, parla di lato più che altro. Parla di lato schiaccia. E anziché io per Wrestling TV, lotta aperta televisione. La televisione di lotta aperta. Anzi, la televisione aperta di lotta libera. Televisione aperta di lotta libera, esatto. Sì, Sam, tranquillo. Se Triple H parla... Perché Triple H parla di lato schiaccia, ricordate? Esatto. Ragazzi, vi ricordiamo che io e Massi siamo anche editori di mondodilottalibera.it. Sì. Mondolottalibera.it. Mondolottalibera, esatto. Sì. Io sono responsabile. No, è mondo di lotta libera, aspetta. Sì. Sì. No, mondo lotta libera. Ah no, no, hai ragione, senza di, hai ragione. Mondo lotta libera. Ma Ricochet non vi piace? Allora rispondiamo a Sam. World of Wrestling era un altro, scusa. Menzo, perdonami, Menzo! Aiuto. Scusami, Alan, scusami, voglio rispondere a Sam un attimo. Eccolo. Sì. Allora, voglio rispondere seriamente. Alan, stai tranquillo, non sclererò. Voglio rispondere seriamente. È quella la mia preoccupazione. Allora, no. Allora, voglio rispondere seriamente perché è una domanda seria, secondo me. Scusa, perché evidentemente Dario, non devi... segue... Mario, se devi rispondere seriamente, parla seriamente, proprio professionale. Allora, io devo dire queste cose. O professionale, sì. Come Alan ha fatto il telegiornale l'altra volta. Assolutamente. No, devo... Allora, devo dire... Per chi l'ha seguito a Lucha Underground, Prince Puma io lo adoravo. Perché funzionava tantissimo nel contesto di Lucha Underground, che era caciarona, match assurdi, acrobazie, destra e sinistra, alla messicana, sul modello appunto della lucha libre pura messicana. Quindi in quel contesto funzionava alla grandissima ed era un personaggio fantastico. Io Lucha Underground l'ho amato alla follia. Invece... Nel contesto WWE, Ricochet è un atleta fenomenale che potrebbe essere un high flyer fantastico. Se non come Rey Mysterio, poco ci manca. Il problema è uno. Non vede. Non c'ha psicologia. È uno che tutto il match piglia le mazzate alla schiena. Le botte. Non vende manco mezzo colpo. Sta sempre fresco come una rosa. Al microfono purtroppo fa una fatica pazzesca e quindi questo già non lo aiuta. Se poi tu vai sul ring, are you scared? Esatto. Se poi tu vai sul ring
mi prendi mazzate su una parte del corpo per tutto il match e poi mi fai una mossa usando proprio quella parte del corpo lì, vuol dire che non ci fai proprio caso. Cioè non ce l'hai. Non ce l'hai psicologia e mi rendi tutto finto. Mi rendi tutto palesemente finto. È probabile, Alfonso. Secondo me se mi ha sentito sì, si è commosso. Sicuramente. Io che mi commuoverei. Ricochet potrebbe essere un wrestler spettacolare, ma deve imparare a metterci psicologia in quello che fa, perché non ce l'ha. Tutto qua. Mm-hmm. Comunque dai, speriamo che il rimbalzo e Bruno uomo forte passino a crudo. Matteo Bruno... Enigma, Matt Riddle. Matteo Enigma. Signori, Damiano Prete. Signori, abbiamo preso già famoso. Signori, aspetta, signori, a contraccolpo, il prossimo 6 maggio ci sarà come presentatore speciale il signor Cattivo Coniglio. Esatto. Contraccolpo, retrocoso. A Porto Grandioso. A Porto Rico, vabbè. Porto Rico, vabbè, il paese. Eh no, è un termine straniero. No, Porto Rico no, sarebbe Puerto Rico. Ti sta zitto! È Porto Grandioso, ok? Che no, ma contraccolpo è veramente bellissimo. Al contraccolpo, signore. Contraccolpo. È possibile che nessuno li faccia notare, però il problema è che lo notiamo noi, che siamo fan di nicchia. Il fan americano non ne frega niente della psicologia, praticamente. Quello è il discorso. Ce ne sono pochi, ce ne sono pochi. Sono pochi gli opinionisti, ma sono tanti, Mark. Abbastanza. Direi, ragazzi, che ci siamo divertiti anche abbastanza. 2 ore e 10 di puntata. Blueprint ritorna sabato 29 aprile, sempre alle 21, qui in diretta su Opera Wrestling TV. Ci trovate anche in differita su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, eccetera, eccetera, eccetera. Presso Holy Keyfabe. Ogni giovedì. Ricordiamo l'appuntamento della settimana. Lunedì dovremmo avere il Pro Wrestling Culture, se non vado errato. Io di sì. E non mi ricordo se non penso c'è il Triva, perché vogliono fare un qualcosa per il draft, visto che è proprio la settimana del draft. Io poi mi dimentico. Vabbè, lo dico dopo. Domani sera? Aspetta, ci arrivo dopo, dico alla fine quello. Okay. Martedì 15:30 parliamo di Lato Schianto. Lato Schianto. C'è Cytox Slam alle 15:30 e alle 21 Big Red Machine, grande macchina rossa, per parlare di Monday Night Raw. Mercoledì Next Big Thing, giovedì All About Elite, e dovrebbe arrivare a tornare anche Wrestling Telling Stories, se non vado errato. Credo di sì. Venerdì c'è Massi con Retro Gaming, la Road to Dynomania. Esatto, e siamo andati vicini così a vincere il titolo intercontinentale. Porca miseria, ragazzi, ci siamo qua. Sabato Blueprint, e domani ci tengo a ricordare questo bel appuntamento. Domani torna Wrestling Times con il vostro Alan Mac, Frank Mark, Alex Mercury, con il loro podcast più cazzone che mai, anche se cerchiamo di essere un po' più seri, perché domani abbiamo un ospite veramente speciale. Insieme a noi domani ci sarà Steven Strike, il picchiatore pelato, che verrà, parleremo un po' con lui, conosceremo un po' Steven Strike, la sua carriera, abbiamo delle domande interessanti anche da fargli, e soprattutto per sponsorizzare l'evento della Milan Wrestling Federation il prossimo 20 maggio a Milano, la gran finale. Quindi mi raccomando, seguiteci domani Wrestling Times, anche perché lunedì anche Wrestling Times partirà col suo Fanta Draft simulato su DK23. Abbiamo già fatto un draft tra noi, abbiamo dei roster, e faremo un booking di quegli atleti che abbiamo draftato tra di noi. Lunedì vi diciamo il tutto. Ricordo ancora, sabato 29, Blueprint alle 21, domani alle 21 la chiacchierata con Steven Strike. Vi ricordo, ricordando anche l'IWA,
School Clash, l'ingresso è libero presso la scuola wrestling AAA di Frosinone. Se volete donare per la ricerca contro i tumori, fatelo, perché veramente farete veramente una gran bella cosa. Ragazzi, io non penso di aver nient'altro da dire. Ci vediamo domani con me, settimana prossima, con tutto il team. Ragazzi, buonanotte a tutti. Grazie mille, buonanotte.